Buonasera a tutti, amici. Siamo tornati con una nuova diretta e partiamo subito con il botto. Ve lo diremo tra poco quello che stiamo osservando. Buonasera Tommaso e buonasera Marco. Buonasera a tutti. Allora, amici, diretta improvvisata, ma insomma stasera il cielo promette molto molto bene. Come al solito, vi invito a condividere la diretta perché, come recita la scritta sotto, osservazione delle galassie del cielo di primavera, e quella che vedete è già una galassia, quindi condividete, condividete, condividete. Anzi, facciamo un sondaggio, che stiamo osservando? Marco, è difficile? Sì, ovviamente abbiamo fatto un po' di prove prima e, come l'altra volta, il campo inquadrato del telescopio di Pasquale è molto spinto. Questo vuol dire che ci permette di inquadrare molto e quindi avvicinare molto gli oggetti, ma il lato oscuro della cosa è che vede poche stelle, quindi il programma non fa la somma automatica, come non riesce a fare la somma automatica perché non vede abbastanza stelle. E quindi, insomma, avremo delle immagini, faremo esposizioni da circa una trentina di secondi, però devo dire che Pasquale stasera sei sotto un bel cielo. Io sono felicissimo, ragazzi. Io quando ho trovato questo oggetto, diciamo, sono saltato dalla sedia, probabilmente. No, Gianfranco, non è la sombrero, però dai tempo al tempo, non ti preoccupare. Là penso che darò il peggio di me, probabilmente. Hai vento da te, Pasquale, in questo momento? No, niente, vedo... zero. Ah, ok, perché sì, io vedevo le stelle che si muovevano un attimo. Allora, se togli un pochino di zoom, riusciamo a far vedere meglio la forma della galassia. Allora, non è la sombrero in questo momento è ancora bassa sull'orizzonte e quindi dovremo aspettare un pochino per riuscire a vederla. Secondo me la sombrero sarà tra un 40 minuti, almeno una quarantina di minuti, quindi abbiamo tempo per fare delle chiacchiere e per vedere un sacco di cose, poi vedremo anche la sombrera. Bravissima, bravissima Jacqueline, è proprio la hamburger che fa parte del tripletto del Leone, quindi siamo in una delle costellazioni che domina la nostra primavera, che è appunto la costellazione del Leone. Vi ricordo che è una delle poche costellazioni del cielo, dello zodiaco, che assomiglia al nome che porta, perché sembra appunto un leone accucciato, perché tante altre non assomigliano minimamente a quello che insomma, al nome che le è stato assegnato. Ci vuole molta molta fantasia. Esatto, ragazzi, noi, cioè, io vi voglio far capire una cosa: noi stiamo guardando un oggetto che dista dalla Terra 35 milioni di anni luce, esatto, cioè non è esatto. Proprio dietro casa. E questo oggetto in realtà noi già l'abbiamo osservato con Daniele, ma Daniele può tutto dall'Atacama, insomma. Però io sono emozionato perché vederlo sotto i cieli italiani è un po', diciamo, non complicato, però non è semplice. E vi dirò che comunque è vero che adesso stiamo a 30 secondi, strisciano un po' le stelle, ragazzi, perché considerate sempre la mia solita montatura alta azimutale. E qua ne abbiamo dette già tante, Marco, sulle montature dei telescopi. Quindi non, diciamo, non è precisa come un equatoriale, vedete la storia delle foto, insomma, ne abbiamo parlato anche con Daniele e tutto, però insomma il risultato non è proprio niente male. È 30 no, secondi. Direi che stiamo comunque osservando una luce che ha viaggiato per 35 milioni di anni prima di arrivare a noi, quindi insomma direi che il risultato è assolutamente pregevole. Tra l'altro, dovevamo originariamente, Pasquale, dovevamo farla da qua, da casa mia, dal mio osservatorio. Ne vedete un pezzettino proprio quassù. Si vede un pezzetto del tubo, sì. Ma al momento, allora, intanto stasera qui è completamente velato, doveva esserci bello, ma si è nuvolato. Ma non solo, io sto aspettando un pezzetto, un aggiuntivo ottico da mettere nel telescopio perché serve, e doveva arrivarmi settimana scorsa, non è arrivato. Sapete bene che ci sono dei tempi un po' lunghi in questo periodo negli acquisti astronomici. Dovrebbe arrivarmi in settimana e quindi, se arriva e funziona tutto al primo colpo, faremo anche qualche live direttamente dall'osservatorio di qua, che ingrandisce ancora di più rispetto a quello di Pasquale, perché
perché quello di Pasquale in questo momento sta lavorando a, correggimi se sbaglio, 1000 millimetri di focale, sì, giusto? Più o meno, circa sì. Ecco, circa un metro di focale. Quando utilizzeremo il tubo che ho qua in osservatorio, lavoreremo a 2 metri di focale, quindi ingrandiremo il doppio di tutto quello che riusciamo a vedere stasera con il telescopio di Pasquale. Tra l'altro abbiamo anche Tommaso con noi che ha salutato e poi si è fiondato a puntare oggetti, perché Pasquale è comodissimo con il GoTo, quattro tasti sulla pulsantiera e via, il telescopio si muove. Esatto. Tommaso invece fa l'astrofilo purista e cerca gli oggetti manualmente, per cui... io l'ho fatto ai tempi e devo dire che non è proprio una cosa immediata. Eccolo qua che è tornato Tommaso. Ciao Tommaso. Eccomi qui con la mia pulsantiera non gotuda purista. Sto cercando di puntare oggetti, però... Io sto a braccia conserte, come potete vedere. Ecco, appunto. Però chi ha seguito la live l'altra volta ha potuto percepire la soddisfazione nel trovare con lo star hopping, che abbiamo spiegato è quella tecnica che permette di raggiungere gli oggetti con, seguendo le stelle un po' come Pollicino con le molliche, la soddisfazione nei miei occhi e anche appunto nel mio corpo quando abbiamo puntato M51 con lo star hopping, che è già di per sé una cosa difficilotta. Poi se ci metti pure un cielo bello inquinato e blu come quello mio diventa ancora più complicato, però si impara molto sul cielo facendo questo tipo di puntamento, vero Pasquale? Sì, ma io ho imparato sul cielo, adesso sto comodo, quindi... Allora, lo star hopping, come dice Tommaso, serve tanto per conoscere gli oggetti. C'è addirittura una competizione, non è una competizione vera in realtà, ma è una sfida più che altro con se stessi, e si fa, se non ricordo male, in questo periodo, che si chiama Maratona di Messier. In una unica notte osservativa, lo scopo della Maratona di Messier è quello di osservare con un telescopio non GoTo tutti i 110, che poi sono 109 in realtà, oggetti del catalogo di Messier in un'unica notte. Quindi chiaramente ci vuole una notte serena, ma soprattutto bisogna pianificare l'osservazione, perché non è che sorgono dall'M1, M2, M3, M4, esatto, ma Pasquale la vince a mani basse se usa il GoTo, c'è poco da fare. A meno che non impazzisce il GoTo. Ma in realtà io non, ragazzi, io non lo posso usare, io se non uso il GoTo sono fregato praticamente, il mio telescopio non va. Io non ho mai partecipato alla Maratona Messier, anche perché... Allora, richiede una conoscenza del cielo veramente quasi impeccabile, almeno dei 110 oggetti. Alcuni si trovano in maniera molto facile, M31, la galassia di Andromeda si vede a occhio nudo, le Pleiadi M45 si vedono facilmente, la nebulosa della Lira, l'M57, si trova veramente in 20 secondi. Ma ci sono degli oggetti, come la galassia Sombrero, che vedremo questa sera, che sono difficilissimi da trovare perché non hanno stelle di riferimento intorno. Quindi lo star hopping che dice Tommaso rischia non di fallire, ma è molto complicato perché non essendoci stelle vicino è difficile trovare il puntamento corretto. Per cui potremmo organizzare una live di Maratona Messier. L'hanno fatta due miei amici la Maratona Messier la settimana scorsa e loro non solo li hanno osservati, ma li hanno anche fotografati tutti in una notte, Marco. Wow. Tutti. Wow. Cioè, loro, la feci vedere la live scorsa, hanno fatto un mosaico di immagini praticamente dove ci sono tutti e 109, come dicevi tu, che poi non sono 110 ma sono 109, esatto. Perché c'è, diciamo, di mezzo un intruso. C'è un errore, esatto, un errore di catalogo. Però comunque è bellissimo osservare questo mosaico di immagini con la mappa praticamente di quasi tutto il cielo, da sud a est ad ovest, esatto, perché sono un po' distribuiti su tutto il cielo, che poi in realtà sono principalmente, gli oggetti Messier sono principalmente degli ammassi stellari per la maggiore, e poi ci sono le varie galassie. Però Pasquale si eclissa anche lui ogni tanto, perché va a smanettare col telescopio,
però è veramente veramente bella, anzi quasi se dopo ritrovo l'immagine la faccio rivedere perché dovrei averla su salvata sul PC, anzi vedo se la riesco a trovare già adesso, così magari mentre Pasquale è in giro a fare cose. A proposito di fare cose, Valentina ci chiede quando organizzeremo una serata così. Allora, io temo che si rimanderà alla prossima primavera, una serata così. Nel senso che no, adesso a parte gli scherzi, una maratona Messier dura una notte intera, cioè va dal tramonto all'alba. Quindi è veramente un'impresa dura. Si può fare col GoTo, perché altrimenti è impensabile farla in live con il puntamento manuale. Per cui possiamo pensarci come follia totale per l'anno prossimo, la prossima primavera. Magari ci dobbiamo organizzare, Tommaso, con una staffetta, noi del team, esatto. comincia qualcuno e poi dopo un po', perché reggere le No, ma 12 più che ore di altro potremmo notte. fare in questo modo, montare più telescopi, ok? Anche, sì. E ci suddividiamo il lavoro, magari, non so, sono 109, se ci mettiamo io, tu, Daniele e Pasquale, facciamo 110 oggetti diviso 4, siamo intorno ai 35, c'è cioè meno di 30 oggetti a testa, quindi bene o Sì. Però male si può ha fare, ragione dai. Marco che il tempo si dilata durante la maratona Messier, decisamente, decisamente sì. Ma lì, guarda, io penso che da parte del team non ci sarà problemi. Saranno loro, coloro che ci stanno guardando, gli eroi veri, che rimarranno lì 12 ore per assistere a tutti i 109 oggetti della È un maratona. po' come provare a fare la maratona dei film del Signore degli Anelli. Non so chi ci ha mai provato. Io ci ho provato, Presente. sono quasi morto. Se li vedi in versione integrale, Sì. per non parlare dell'ultima volta che ho fatto la maratona dei film di Star Wars. Vabbè, lì sono un po' Tutti, di più, eh. appunto, tutti visti in Lì un'unica. però, lì ti sei alimentato con un endovena, giusto? Cioè, non... Sì, ero in flebo proprio. Esatto. Tommaso, Era. intanto tu hai qualcosa di puntato nel No, stavo frattempo? puntando, o meglio, stavo provando a cercare un oggetto in particolare. Voglio vedere se riesco anche a farlo vedere perché Ragazzi, scusate, è un po' eccomi qua, effimero. perdonatemi. Prego, Ok, Pasquale. Dite. tu Tommaso cerca pure, sì, Io Pasquale, ti vado. sentiamo assolutamente. Allora, io Allora. direi, se siete d'accordo, facciamo vedere il tripletto del leone mentre Tommaso, ecco, ci punta qualcos'altro. Possiamo partire da... Vabbè, questo era l'hamburger, quindi NGC 3628. Ci possiamo spostare a M65, Marco, alla fine... Adesso sì, ci spostiamo lì. Due parole giusto su questa galassia, che ne abbiamo parlato comunque durante tante live, però vale sempre la pena raccontarla un attimo. Galassia che noi vediamo quasi di taglio, quindi lo vedete, è molto schiacciata, è molto sottile, perché le galassie sono estese in larghezza, ma poco in altezza. Quindi lo spessore del disco solitamente è molto più piccolo, a meno che non siano galassie sferoidali, quindi ellittiche. Lo spessore del disco è sempre molto piccolo rispetto al diametro. E se vedete, c'è una banda di polvere, questa scia scura che taglia l'hamburger poi a metà, e quella è polvere cosmica, esattamente quella lì. All'interno di quella polvere cosmica ci sono moti che fanno muovere la polvere e il gas, e ci può essere formazione stellare, formazione planetaria. Il colore che vedete dell'hamburger sono le stelle che costituiscono quella galassia, stelle che noi non possiamo vedere perché sono troppo lontane e quindi ci appaiono tutte vicine, quindi come se fossero tutte spalmate in un'unica pennellata, se volete. Le stelle di campo che invece ci sono stelle della nostra galassia, perché normalmente tra una galassia e l'altra non ci sono stelle, a meno che le galassie non siano entrate in interazione tra di loro. Noi la chiamiamo collisione. Ci sono delle galassie che vanno in collisione, ma in realtà quando due galassie collidono non si scontrano come, non so, un'automobile contro un muro, ma fondamentalmente si attraversano l'un l'altra, e il gioco della gravità,
l'influenza gravitazionale dell'una sull'altra deforma i bracci delle galassie ed espelle una parte di questi di queste appunto di queste stelle nel, al di fuori del, delle galassie. L'Hamburger è una galassia che ha una coda di stelle che non si vede in questa immagine, ma l'avevamo vista, se non ricordo male, durante una live da Atacama. Da Atacama, Marco, da esatto. Atacama. Facendo un po' di stack, si sarebbe vista, anche, anche in questo caso. Ecco, quelle sono stelle espulse per probabilmente un'interazione mareale della, della galassia con un passaggio vicino di un'altra galassia. Ecco. Sì. Marco, allora, grazie. Vai. Come 65. Vai. Tolgo pure un attimo lo schermo così la punto un secondo e la rimetto subito. Bene. Allora. Ragazzi, allora, nel frattempo... dice, se vuoi leggere qualche commento, Marco. Scusami? No, dico, se vuoi leggere qualche commento, fai tu, io mi prendo un attimo la galassia. Sì, tu vai pure, punta pure, io sì, ho sto scorrendo un pochino dei commenti. Allora, ci spostiamo veramente di poco in questo momento. Ora io vi faccio vedere, intanto che Pasquale punta l'oggetto, condivido io, vai. Così vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando e dove siamo. Allora, vi faccio vedere una mappa stellare. Dovrebbe arrivarvi l'immagine tra circa un paio d'ore, perché ho una connessione terribile. Non la vedo, coraggio. Ce la puoi fare, bastoni. Ce la puoi fare, eh sì, ma c'è... È presente io che pedalo sotto per far funzionare sì. Il generatore elettrico, per far andare la DSL, ecco, più o meno la cosa è simile. Come on. Arriva, è una promessa. Dovrebbe arrivare senza problemi. Guarda, te mi fa fare brutte figure proprio stasera. Ma no, Marco, tranquillo. Nel frattempo, la ricerca di Tommaso ha dato frutti? Non lo so. Io l'ho trovata la galassia, Marco, la sto un attimo centrando. Eh sì, c'entrala bene, io nel frattempo... Anche io sono nella zona, sto cercando di capire se una volta centrata esce fuori i dati, ripeto, comunque... È un oggetto molto molto effimero, però se lo riesco a far vedere è veramente bello. Dico solo il nome, magari poi spero gli altri non andate a cercarlo, lo cercate solo se non lo riusciamo a far vedere. Sto cercando di puntare M109, che è una cosa veramente bella da vedere, però è molto molto debole, quindi vediamo un po'. Hai ragione Lorena, c'è sempre il famoso parcheggio, ma in questo momento non posso spostarmi al parcheggio perché dovrei portare computer, portare un po' troppe cose, quindi non posso. Niente, qua la DSL non collabora, per cui adesso aspettiamo che i nostri due... Ma chi è che ha le campane? Io no. Io? Perché... Giusto per sottolineare anche questa cosa, non solo io abito in una, cioè il mio cielo è inquinato, ma io abito praticamente nel centro storico della città, quindi sono circondato da tutte le piazze, la piazza comunale, la piazza principale, che hanno le luci sparate letteralmente verso il cielo, luci bianche sparate verso il cielo. Quindi se io girassi riuscissi a farvi vedere col computer il mio cielo in questo momento ad ovest, sembra un'aurora boreale in versione white, in versione bianca, ma non è un'aurora boreale, è semplicemente luce dispersa che viene sparata verso il cielo e che quindi non dà nessuna possibilità di osservare le bellezze del cosmo. Ahimè, prima o poi mi munirò di fionda e passamontagne e andrò a provvedere a questo scempio. Sì. Sì, si vede. Allora, io nel frattempo ci ho rinunciato, per cui perdonatemi, ma non c'è molto da fare con la mia linea. Allora, comunque, in ogni caso, dovete immaginarvi che queste due galassie, in realtà sono tre del tripletto,
dopo andremo anche sull'altra, si trovano in una zona di cielo molto piccolina, quindi in tutta la costellazione del Leone, puntata una di queste tre, le altre due sono molto molto facilmente raggiungibili, proprio perché lo spostamento è il campo di squadra è piccolo e ingrandisce molto, però il telescopio si è veramente spostato di pochissimo per andare a puntare l'altra galassia. Ragazzi, allora siamo su M65, giusto? Pensate alla sensibilità. Io ho spostato il telecomando, Marco, guarda come si è spostata l'immagine. Cioè, visto? Sì, ho posato il telecomando. Sì, siamo su M65 adesso, sì. Allora, questa è una galassia che non si vede a occhio nudo perché ha una magnitudine che è superiore a quella massima visibile dall'occhio umano, anche sotto il cielo perfetto. Stiamo parlando di una magnitudine di circa 9, 9,5. Che cosa significa? Significa che la magnitudine limite visibile, la magnitudine limite per l'occhio umano è circa 6, 6,5. Arriviamo a 7 proprio per persone che ci vedono benissimo sotto un cielo perfetto, quindi sotto un cielo tipo Atacama. Questa invece è 9, 9,5, facciamo 9, quindi è due magnitudini al di sotto della soglia di visibilità. E voi direte, vabbè, due magnitudini sono lì fondamentalmente. No, perché quando c'è una differenza di una magnitudine, in realtà... Marco, scusa se ti interrompo, sì. Marco, mi sta facendo il live stacking. Wow, fantastico. Guarda, me ne ha fatto... Vedi, sei... Perché vedi, che, vedi più stelle, vedi più stelle. Vedendo più stelle, lui riesce a sommarti le... E adesso no, 6 e 6, siamo in pareggio, 6 e 6, 6 ignorate... Bene. Quindi dicevo, tra una differenza e l'altra, tra una magnitudine e l'altra, c'è una diversità di luminosità di un fattore 2,5. Quindi una stella di magnitudine 6 è 2,5 volte più debole di una stella di magnitudine 5. Quindi la differenza di due magnitudini è una differenza alta, è una differenza di 5 volte. Esatto. Quindi anche se le magnitudini sono poche, non c'è speranza di poter vedere questo oggetto a occhio nudo. Allora, esatto. Altre cose interessanti su questa galassia. Innanzitutto si vede bene che il nucleo è bello condensato e brillante. E anche questa galassia, se la notate, ha una banda di polvere. Si vede esatta, guarda, c'è il nucleo che è un bel pallino centrale e poi sotto c'è una stellina. Quella stellina, quella lì esatta, è proprio in mezzo alla banda di polvere che va, diciamo, in direzione ore 11, ore 5, più o meno, come se fosse in un orologio. Marco? Dimmi. Oh, non ti sentivamo più, forse ti sei bloccato. Pronto? Ok, ora sì. Sì, dicevo che quella stellina lì vicino al nucleo è proprio quella che in prospettiva è una stella della nostra galassia, ma in prospettiva è sopra la banda di polvere della galassia. Ah, ok, perfetto. No, pensavo non si fosse bloccato. Ok, sì, perfetto. No, perché ormai con sta DSL non riesco a capire bene le cose. Quindi perfetto. Immagino. Sì, ragazzi, comunque è quello che stavamo dicendo, nonostante il riduttore, comunque in teoria M65 e M66 si possono prendere nello stesso campo, ma come vedete io non riesco. Ho fatto anche un test in realtà prima. Silvia dice che il live stacking non va. Sì, appena ho detto sta andando il live stacking, non ne sta andando più, ne ha sommate solo 6, tipo, no, 7. Beh, quindi... sempre meglio che una singola, abbiamo comunque aumentato il segnale. Sì, un po' sì. Quindi io direi, Marco, a questo punto continuerei da M65, vai. Passiamo a M66, così terminiamo il tripletto. Assolutamente. Allora, questa galassia è un pochino più a sinistra rispetto all'M65, quindi il telescopio si muoverà in quella direzione e abbiamo visto il tripletto. In realtà, poi, se noi avessimo il cielo perfetto e la possibilità di sommare
le pose per tantissimo tempo. Chiaramente, ripeto, il telescopio di Pasquale ingrandisce troppo. Dovremmo avere un telescopio che ingrandisce molto meno, quindi abbraccia più cielo. Noi li vedremmo qualcosa come una ulteriore quarantina di galassie, tutte di sfondo, nello stesso campo. Quindi c'è il tripletto e sono le tre galassie più grandi, ma in un campo appena più grande dell'area del tripletto, noi troviamo comodamente una trentina, una quarantina di galassie, che sono di altri cataloghi, sono ad esempio il catalogo IC, e ce ne sono tantissime in questa zona, perché l'universo è disseminato di galassie. Quindi ovunque noi puntiamo il telescopio, riusciamo comunque a vedere un sacco di galassie di sfondo. Chiaramente ci vuole il cielo e ci vuole la possibilità di acquisire tanto segnale. Eccola qua. Bellissima questa. Questa è veramente bellissima. No, oh, aspetto, forse, aspetta un secondo. No, aspetta. No, M66? No, aspetta. No, non è M66 quella lì. In tutto ciò io no, sono sul aspetta, campo. Oh Gesù. Aspettate un secondo, mi sono confuso un secondo. M66 Pasquale devi puntare. Sì, io ho puntato M66. Aspetta un secondo. Perché volevo non avevo dire, cancellato, io... sai che non avevo cancellato l'immagine di prima, mi sono confuso. Aspetta. Umilmente ci sono, ma molto umilmente, perché siamo a 2 minuti. Ed è appena percettibile il nucleo. Proviamo a fare così. No, numero non... Single frame è questa. Scusa Marco, è questa. Ti trovi? Aspetta. Socket 0, sì, è questa. Sì, è questa. È lei. È diversa dall'altra, vedi? Questa è praticamente una spirale barrata, esatto. Questa qui è una spirale barrata, cioè i bracci non partono direttamente dal nucleo con una girandola e spiraleggiano, diciamo, intorno alla galassia, ma c'è questo allungamento centrale, che in questo caso va in direzione 10, dalle 10 verso le 4. Qui hai mosso qualcosa, secondo me. Il telecomando. Gliel'ho solo Esatto. appoggiato. Molto bene, è sensibile. È molto È sensibile. sensibile. Quindi, dicevo, i bracci non partono direttamente dal nucleo della galassia, ma c'è questa barra di stelle e poi inizia l'attorcigliamento, tra virgolette, dei bracci. Teniamo sempre presente che noi vediamo questa forma girandola delle galassie solitamente, no? Le galassie a spirale sembrano queste girandole nel cielo, poi a seconda dell'angolazione sotto cui la vediamo, ci appare più o meno girandola o più di taglio, no? Ma tenete sempre presente che la formazione dei bracci attorcigliati non è causata dal fatto che il centro ruota più velocemente rispetto alla periferia e quindi, diciamo, la galassia si attorciglia. In realtà la galassia ruota tutta insieme, come se fosse un corpo solido. Non è un corpo solido perché è fatta di singole stelle. Ma i bracci non hanno quella forma a causa della diversa velocità di rotazione, perché non ruota come il sistema solare, che Mercurio va fortissimo rispetto a Nettuno, Plutone, che invece vanno molto molto più lenti. La galassia ruota in maniera solidale come se fosse un corpo unico. Sì, io sono emozionato nel vedere queste immagini perché ragazzi, come l'altra volta, io l'unica galassia che avevo visto, anche perché non avevo la camera fino a poco tempo fa, io avevo visto soltanto Andromeda all'oculare con l'altro telescopio tra le altre cose, quindi vedere questa scaricata di galassie per me è la prima volta, io vi devo essere sincero, io non ho mai visto nulla di questo genere e devo essere sincero, sono molto contento del mio cielo anche se stanno arrivando le nuvole, porca miseria. Cerchiamo di fare allora il meglio possibile. Io mi sposterei, se fossi in te, intanto che magari switchiamo sulla visualizzazione di Tommaso. Se sei pronto, Tommaso. È quello che si riesce a vedere, Ok, però. tu Pasquale potresti spostarti su un'altra galassia che è la M95, sempre nel Leone, che è un po' più a destra rispetto Ok.
Perché praticamente, Marco, ti dico, sono arrivate le nuvole, ti dico dove? A nord. Sì. Nord. Vai, noi siamo a sud in questo momento, quindi vai. Quindi è meno 95. Esatto. Questa è un'altra bella galassia, ma ne parliamo dopo. Adesso diamo pure la scena a Tommaso. E sarà praticamente abbastanza... Vediamo un po'. Allora, che cosa ci hai puntato, Tommaso? Allora, io ho puntato M109 ed è in questo momento è in live stack, anche se, come dicevo poc'anzi, è percettibile soltanto il nucleo. Un attimo solo che sto cercando di condividere lo schermo. Uh-huh. Allora, finestra delle applicazioni, perché non mi trova... Allora, un attimo solo, devo capire come fare a condividere. Ah, ecco, perché forse lo avevo iconizzato. Allora, finestra delle applicazioni, eccolo qui. Allora, non so quanto riusciate a percepire dell'immagine, però quella macchiolina al centro che c'è, forse si vede il puntatore, la mia freccetta? Sì. Ok, questa zona qui, questa è M109 in realtà, c'è il nucleo, cerco un po' di ingrandire, praticamente qui, questo è il nucleo, se faccio un po' magari di stretch così, forse riesco a far vedere qualcosina di appena percettibile nei bracci, però molto 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 accennato. Si nota però, si nota e si vede bene come anche questa è una spirale barrata. Esatto, se notate, se notate c'è la barra centrale. Più o meno. Comunque, le nuvole stanno arrivando anche verso sud, proprio mai eccola maggiore. Qua, in pratica qui si vede la barra in direzione, diciamo, nord-est, sud-ovest, inclinata verso in alto a destra, in basso a sinistra. Esatto. E si vedono di partire poi i vari bracci della spirale barrata, che poi, esatto, diciamo, alla fine la spirale barrata è un po' la fotografia che ci aiuta un po' a capire un po' anche come è fatta la nostra galassia, perché la nostra Via Lattea è a tutti gli effetti una spirale barrata, e quindi, oddio, non proprio come questa, però comunque sostanzialmente sappiamo che le SB, cioè le spirali barrate, sono proprio caratterizzate da questa, che poi è la cosa più bella, proprio ancora più bella delle spirali normali, no? Perché la spirale normale sembra quasi un processo fisico naturale, no? Tu, anche quando l'acqua che scorre gira e fa la spirale, invece in questo caso tu da una spirale ti ritrovi poi all'improvviso una barra centrale. Oddio, vedo che dal monitor, anche se è verde, però questo è verde dovuto pure al cielo e alla mia è il tuo impossibilità. inquinamento luminoso, quello lì, sì. Esatto, però noto che si percepisce anche la struttura della galassia, cioè inizia ad uscire fuori, e calcola, Marco, che in questo momento siamo a ben 8 minuti e 46 di live stacking, ed è tutto quello che alla fine io riesco a tirare. A tirare fuori, quindi abbiate pietà di tu me. Utilizzi qualche filtro, tu utilizzi qualche filtro CLS, antinquinamento luminoso, qualcosa del genere? Allora, in realtà stavo pensando di comprarlo, stavo valutando l'idea di prendere, perché spieghiamo anche questa cosa. In pratica, per chi ha la sfortuna di non essere ad Atacama, ma di vivere in Quindi Italia, tanti, tanti. tanti, quasi tutti, hanno inventato, appunto proprio perché siamo in tanti, hanno inventato una soluzione, diciamo un tampone più che altro Ecco, al sì, la problema. Sì, soluzione sarebbe perché... illuminare in maniera corretta. Esatto, diciamo che la prima cosa sarebbe appunto illuminare il cielo in maniera corretta, che non significa non avere luci, attenzione, Esatto, significa esatto. montare l'illuminazione nella maniera adeguata, cioè con le luci che guardano verso il basso, illuminano il manto stradale e non il cielo. Quindi basterebbe anche utilizzare un semplice sistema di copertura, appunto, della luce, per fare in modo che il fascio luminoso faccia questo gioco e non
l'effetto, diciamo, sferico. Hanno inventato dei filtri, appunto, che devono filtrare, cioè impedire il passaggio di determinate lunghezze, che sono d'onda, diciamo, della luce, che sono poi dovute, sono, diciamo, filtri costruiti in modo tale che non facciano passare la luce delle lampade. Però c'è un problema, diciamolo, che molti filtri non cioè che i filtri costruiti fino ad oggi non possono bloccare i LED. Bravo, non Ragazzi, possono, non non possono. Ragazzi, possono bloccare i LED. allora, ragazzi, dici purtroppo Pasquale. io la mia solita fortuna, sono arrivate le nuvole, io la vedevo la galassia, ma stanno coprendo pure il leone. Comunque, giusto per farvi capire, era questa. Era questa. Era nel passato, però. No, è pazzesco, ragazzi, guardate, cioè, è proprio pazzesco, cioè, all'improvviso. Aspetta, fammi vedere il meteo live. Adesso ti dico com'è la faccenda. Cioè, Ora Tommaso, mi io sentirete a scatti con voce robotica sicuramente. intanto spiego questa cosa dei filtri, finisco di spiegarla. In pratica hanno Ma inventato questi Tommaso, ti filtri rimetto la tua. Tommaso, ti rimetto la tua. che piano piano sto uscendo fuori, devo dire. Non me lo aspettavo, però piano piano si inizia a vedere sempre di più. Vediamo un po' Se ne che cosa vanno, ne esce Pasquale, fuori. i tuoi veli, se ne vanno, non hai niente sulla. Non hai niente dalle tue parti. Devi Cioè, solo non demordere, in Pasquale. termine tecnico si chiama fuffa, quindi vai tranquillo, dovrebbe pulirsi. Ok, Marco, allora io. Vai, 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 Pasquale, Tommaso. dici. No, no, niente, io. Ma è una gioia, Aspetta. vai, vai. No, dicevo, alla fine avevo pensato Cornetto, di dice prendere un Raffaella, sta filtro. qua, aspetta. Io ce l'ho Però, sempre qui. Pasquale, dice Valentina Parisi, il cornino stasera non funziona. No, no, non ti preoccupare adesso, lo sfreghiamo pure, anche tagliato sotto come pure la tradizione mi è stato regalato. Marco, non è vero, ma ci credo, questo è il nostro credo. Pasquale lo invocano D'accordo. tutti. Non è vero, ma Credi? ci credo, come il cornetto. Ah, giustamente, giustamente. Non si sa E mai. Marco, il problema è che tu sai bene che non esiste un filtro unico per tutti, come non esiste un telescopio che ti permetta di fare tutto Esatto. nel migliore dei modi, anche i filtri. Stavo pensando di prendere un L-Enhancer, però l'Enhancer è buono per le nebulose, ma non per le galassie, ovviamente, Esatto, perché esatto, mi chiude troppo. Allora esatto. pensavo più No, no, ad no, un proprio non te L-Pro. le fa vedere, proprio non Appunto. le vedi, fine. Pensavo proprio ad un L Pro al massimo, che è un buon compromesso per entrambe, più o meno. Spieghiamo velocemente questa cosa del il filtro che non gli fa vedere le galassie, perché è curiosa e ve la riassumo proprio in 2 minuti. Allora, le nebulose emettono solo specifici colori, che sono 4 o 5, quindi di tutto l'arcobaleno di colori che voi vedete quando, non so, la luce arriva nelle goccine di pioggia, voi vedete l'arcobaleno, no? Ecco. È la stessa luce che arriva anche dagli oggetti del cielo profondo, però ovviamente con più rosso, meno azzurro, eccetera, no? Ecco, le nebulose di tutto quel continuo di colori emettono solo colori singoli, ma 3, 4, non di più, ok? Quindi è facile fare un filtro per le nebulose, perché tagli tutta l'informazione della luce, tutta, ad eccezione di quelle 3, 4, di quei 3-4 colori che sono interessanti, e quindi è semplicissimo. Le galassie invece emettono su tutto lo spettro continuo, qui non emettono quei singoli 2-3 colori delle nebulose, ma li emettono tutti e si vanno a sovrapporre con la stessa identica emissione su tutto lo spettro dei LED. È questo il motivo del. È difficile fare un filtro per le galassie, perché se io tiro via tutta l'informazione dei LED, non passa più neanche la luce delle galassie. Però effettivamente qualche piccola soluzione c'è per le galassie e Tommaso si dovrà dotare di un filtro che gli darà sicuramente una mano. Una cosa importante, mentre Pasquale ci stava facendo vedere ci stava facendo vedere delle galassie nella costellazione del Leone, spostato dalla parte opposta. Quindi, se con Pasquale stavamo guardando a sud, perché il Leone in questo momento sta transitando, si Sì, dice in meridiano, esatto. quindi vuol dire che è al punto cardinale sud,
Tommaso invece sta puntando a nord, sta puntando verso l'Orsa Maggiore. La galassia M109 è proprio vicina a una delle quattro stelle del grande carro, quindi non fa parte del timone, ma fa parte delle quattro del quadrilatero, ed è la più in basso a sinistra. Ragazzi, io ci sto, mi sono alzato per vedere la situazione. Ah, ok, dicevo, non è nessuna delle due di quelle che usiamo per trovare la polare, che sono le ultime. Ne restano due. Una è attaccata al timone e non è quella, è l'altra. Proprio lì di fianco a quella stellina lì c'è M109, che è questa bella galassia a spirale barrata, anche questa vista quasi di faccia, perché non riusciamo a vederne bene la struttura. È adesso, quella a destra del timone, in pratica. Esatto. Avendo il anche timone... questa invisibile a occhio nudo, perché stiamo parlando di una magnitudine di quasi 11. 10.98. Quasi 11, quasi 11. Quindi fate il conto quante volte è meno luminosa della più debole stellina visibile a occhio nudo. Se siete ottimi osservatori, ricordatevi, la magnitudine limite è 7 sotto un cielo perfetto. Questa è 11, e tra una magnitudine e l'altra c'è un fattore 2,5. Però devo dire che piano piano, con perseveranza, si inizia ad intravedere sempre di più. Se fossimo stati ad Ragazzi, Atacama, la situazione è drammatica. Momento, dopo ben però 10 minuti avremo una quello che mi ha detto il caro Bastoni. Come? Speriamo, perché effettivamente sono delle velature, però non si vede più niente. Ecco, mi consigliano di muovere il cursore del white balance. Il problema niente. È che... No, non stavamo parlando, Pasquale. Eravamo un attimo in contemplazione. Sì, Massimo. Tra circa una ventina di minuti proveremo a puntare la sombrero. Se non saranno 20 minuti, sarà la prima occasione possibile. Però è nella lista, quindi si vedrà. Nel frattempo che vanno via le nuvole, a questo punto facciamo soffio. No, ma una cosa incredibile che sono arrivate da ovest, sono arrivate tutte così, completamente così sono arrivate. No, tu non sai quanto questa cosa sia vera per me. Cioè, tu hai presente, magari c'è una bellissima cometa in cielo. Carichi la macchina, il telescopio, tutto, magari è inverno, vai in montagna, una stellata meravigliosa, monti tutto, nuvole. No, è pazzesco. Tu resti lì e dici no, non è possibile, aspetti un freddo allucinante, tremi, non riesci neanche, anche in macchina c'è freddo, passa un'ora, via, smonti tutto e ti metti in macchina, torni a casa, che succede? Si apre, ovviamente. È assolutamente la vi faccio la vedere anche la ragazzi. La prova delle nuvole, questa è. Il grigio? Che non l'ho toccato il telescopio, sta ancora su quella galassia, in teoria. Capisco. Allora, dimmi, Pasquale, dimmi magari che punto cardinale hai libero, così vediamo dove possiamo andare. O è tutto coperto? Tra l'altro in tutto il mondo parliamo di meccanica quantistica. Guarda come sono, guarda che la fortuna. L'unico punto cardinale che ho libero, sai qual è? È ovest. Cioè a ovest non vedo niente per l'inquinamento luminoso. A ovest non vedi nulla, però possiamo fare una prova, dai. Facciamo una prova a ovest. Allora, ragazzi, io mi sposto su altro nel frattempo. Vai. Allora, aspetta, non il codice. Io l'unica zona che vedo libera ovest, Marco, è un poco dove sta Sirio, fammi vedere. Ah beh, Sirio. Allora aspetta, se vedi Sirio, quindi molto bassa, caspita. Io vedo il triangolo d'inverno, Marco. Va bene, tu vedi il triangolo d'inverno. I gemelli li vedi? Sì, sono lì.
Però il problema è che ci sono le nuvole intorno. Sì, li vedo, Niente, ce allora stiamo in questa zona. Allora abbiamo un bel M50 volendo nell'unicorno. l'ho. Io ci provo, Marco, vediamo che succede. È un Che cos'è? ammassino Un aperto, è un masso stereo, ammassino masso aperto, aperto. che è? Oppure, che è sicuramente più luminoso, un bel M47. Vai su M47, dai. È proprio nel cane maggiore. O nell'unicorno, starà sul confine nel caso. Vai. Ok, vado. Marco, nel frattempo che Pasquale trova un oggetto e poi vado anche io, volevo giusto, visto che l'avevamo accennato, no, il discorso della Maratona Messier, volevo farvi vedere Sì. l'immagine di questi miei amici che tra l'altro ammetto, loro hanno fatto da un osservatorio molto molto bello, che è l'osservatorio di Campo Catino in Lazio. Per chi non lo conoscesse, magari più in là ne vale la pena, quando sarà possibile, andarlo a visitare, perché veramente veramente ben fatto e fanno belle cose. E allora vedo di farvi vedere, di condividere con voi l'immagine che mi ha appena inviato in diretta il mio amico Giovanni Sofi, che ha fatto insieme ad Aldo Zapata, che è un altro appunto amico astrofilo sempre dell'osservatorio di Campo Catino. Devo solo capire come farvi vedere l'immagine. Ed eccola qui. E a mio avviso è qualcosa di spettacolare, di Ok, mostruoso. sì. Ecco, cioè, per far capire giusto la, ma anche la bellezza delle singole immagini, di come sono anche venute. E calcolate che questi ci sono stati circa 3 minuti in tutto su ogni oggetto, quindi però Eh sì, bisogna essere molto molto rapidi, perché sì, però voglio, ci sono voglio. momenti in cui magari ci sono sull'orizzonte una decina di oggetti, ma non sono tutti alla stessa altezza. Quindi ci sono alcuni che tramonteranno nel giro magari di 10 minuti e quindi devono avere la precedenza rispetto agli altri, perché poi se ne vanno e una volta che tramontate è Esatto. perso, e altri che invece sono più lontani, magari stanno in cielo un'ora. E quindi è per quello che la pianificazione va fatta in maniera perfetta. Non puoi nemmeno andare in ordine, perché sostanzialmente Esatto. non hai la possibilità di dire vado 1, 2, 3, no. E a co cioè, ecco, questa è anche un'altra cosa bella dell'astrofilia. Tu non comandi nulla. Vuoi comandare, vuoi pianificare, ma come diceva Marco, delle volte vuoi il meteo, vuoi la meccanica celeste, devi sottostare alle leggi della natura quando fai astrofilia. Quante volte mi è Assolutamente. capitato di montare il telescopio perché magari il pomeriggio c'era un cielo azzurro spettacolare, volevo riprendere una cometa, magari nei giorni precedenti c'erano state nuvole, era l'ultimo giorno per poterla riprendere in maniera decente, il cielo è pulito, tu sei contento, non parli per fare tutti gli scongiuri, monti, fai anche un puntamento alla polare perfetto ed è il momento della cometa, boom, nuvole solo in quella Esatto, zona, cioè esatto. precisa, c'è un'unica nuvola grossa. Infatti un sacco di volte ho pensato di prendere un radiotelescopio proprio per risolvere il problema, ho detto mi do alla radio. C'è un problema però, e tu puoi prendere il radiotelescopio che è bellissimo, poi vedi un'oscillazione e t'accontenti, non vedi più esatto immagini. esatto devi proprio cambiare mood Marco, io di. non so se ci sto su M47. Allora, è un ammasso aperto, quindi è sicuramente poco denso di stelle, ma vedendo quelle due stelline lì che ci sono, le più luminose, secondo me ci sei, sì, secondo me ci sei. È un ammassino, sì, piccolino, tra l'altro è in costellazione della Poppa, non è neanche nel cane maggiore, perché in realtà gli astronomi hanno diviso poi, al di là di vedere la costellazione in sé, diciamo, è come la città e il comune, no? La città è la costellazione, ma poi c'è il comune, che è comunque territorio di quella città, ecco, è uguale in cielo. Quindi c'è la costellazione, ma poi c'è un territorio intorno che è suddiviso in segmenti, in aree, che fa parte di quella costellazione, ma è un confine di nomenclatura, fondamentalmente è un confine che non esiste nel cielo, ce lo siamo dati noi semplicemente per dire qua finisce questa costellazione, qua ne comincia un'altra. Ed è nella costellazione della Poppa
che è una costellazione che per noi non è visibile nel suo complesso, perché per buona parte resta sempre sotto l'orizzonte, è una costellazione australe. La Poppa è una delle costellazioni che Daniele vede bene, perché esatto, chiaramente tutta quella parte di cielo lui ce l'ha allo zenith, e quindi la Poppa per lui è visibile. Poppa, Vela e Carena sono le tre costellazioni che un tempo erano la costellazione di Argo, la nave Argo, bella, quella bella, che ha portato, esatto, gli argonauti alla ricerca del vello d'oro, e poi è stata separata in queste tre costellazioni. Nella costellazione della Carena c'è, cioè, quella bellissima nebulosa, gigantesca, enorme, che Daniele ha sia fotografato facendo vari pannelli, sia ce l'ha fatta vedere durante una live da Atacama, che ricordo. Marco, qua me lo fai il live stalking? Ovviamente! Hai assolutamente un sacco di stelle, si vedono anche i colori delle stelle, guardate che bella questa immagine, si notano che ci sono alcune stelle gialle e altre stelle azzurre. Vi ricordo che il colore di una stella ci indica la sua temperatura superficiale. Quindi una stella gialla è più fredda di una stella azzurra. Il colore azzurro fa parte delle stelle che stanno sui 10, 20, 30 mila gradi alla superficie, mentre le stelle gialle siamo intorno ai 6.000. 5.500, 6.000 gradi. Il Sole è una stella di questo tipo, e infatti ha una temperatura di circa 6.000 gradi. Le nane bianche invece sono, appunto, brillano di luce bianca. Sirio ha una temperatura ancora superiore perché è bianco-azzurra. Ragazzi, vi voglio dire anche una cosa, non so se io avevo detto a Umberto di collegarsi, non so se riesce a collegarsi. Domani c'è la live di Umberto, mi raccomando, partecipate, vi lascio un attimo il link, faccio un attimo un off topic, eccolo qua. Professione astrofisico conquistati dalla Luna. Avremo Umberto avrà il piacere di ospitare la professoressa Patrizia Caraveo, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Quindi mi raccomando, partecipate in tanti domani alle 21, e magari ve lo ripeto anche alla fine della live. Poi non so se Umberto riesce a passare, ecco, per un saluto in live. Nel frattempo ve lo dico io. Poi ovviamente c'è il buon Bastoni, che anche lui ha la sua live venerdì sulla meccanica quantistica, 500 partecipanti, Marco. Tranquilli, lo so che siete spaventatissimi, ma tranquilli, tranquilli. Sarà una passeggiata, un racconto, una passeggiata. È drammatica la domanda. Dimmi, per me, dimmi. Dico che è drammatica, perché? La situazione del cielo, quindi godiamoci. Sta piovendo? No, che si, no, se è proprio, è tutto coperto, cioè proprio... No, non vedo niente, niente. Cerchiamo di sperare. Ascolta, tu hai sempre quella zona lì aperta? Allora, io vedo il cane maggiore, Marco. Quello è Procione in alto, ma sopra Procione ci stanno già le nuvole. Quindi... Dai, M41 se ci riesci. M41. Altro ammasso aperto, sempre nel cane maggiore. Questo è proprio nel cuore del cane maggiore. Nel frattempo ho visto passare una domanda che vi riporto, tanto che i nostri ragazzi, i nostri eroi puntano contro il meteo ostile. Mi sembra che il Grande Carro sia un asterismo. Come funzionavano gli asterismi? Allora, sì, l'asterismo del Grande Carro sono le famose 7 stelle che si vedono, che formano appunto questo Grande Carro. Ma io vorrei ricordarvi che il Grande Carro non è il nome vero della costellazione, è il nome solo di quella parte, perché lo chiamano in maniera differente anche popoli diversi, voglio dire, alcuni lo chiamano il Grande Mestolo, perché effettivamente... Allora, in realtà la costellazione, la vera costellazione, si chiama Orsa Maggiore. Se però guardate quell'affare lì, le 7 stelle, tutto sembra fuorché un orso, ok? Quindi... La costellazione dell'Orsa Maggiore esiste e c'è modo di vederla, perché è costituita da stelle molto deboli che stanno intorno all'asterismo delle 7 stelle del Grande Carro. Quindi l'orso esiste.
Tra l'altro è un orso da una coda molto lunga, perché il timone dell'asterismo è la coda dell'orso. Però come funzionano? Solitamente l'asterismo sono le stelle più luminose della costellazione, che possono comprendere tutta la costellazione, come ad esempio nel caso del Leone. L'asterismo del Leone è appunto tutta la costellazione del Leone, o una parte come quello dell'Orsa Maggiore. Quindi l'Orsa Maggiore è una costellazione molto estesa, fatta da stelle luminose e deboli. Quelle luminose sono l'asterismo del Grande Carro, cioè un pezzetto della costellazione. Sempre parlando del Leone, c'è un altro asterismo dentro il Leone, il cosiddetto falcetto del Leone. Quindi se voi guardate l'immagine, io purtroppo non ve la posso condividere, mi dispiace tantissimo, perché questa spiegazione verrebbe molto meglio se si vedesse la cartina, ma purtroppo, ripeto, la mia DSL non mi aiuta. Quindi se voi guardate tutto l'asterismo del Leone, la parte della testa che scende giù verso il petto del Leone è una specie di falce, è una specie di punto interrogativo, se volete. Ecco, quello lì è l'asterismo del falcetto del Leone. Quindi gli asterismi sono o la costellazione o parte della costellazione, solitamente fatti di stelle brillanti. Marco, a me non è successo niente di grave, è solo caduta la camera a terra. Ma proprio bene, tutto bene, beh. Noi ti... Ok, fantastico. Abbiamo detto M41, Marco. Sì, assolutamente, Matteo. Costellazione della nutria, ci potrebbe stare la nutria maggiore. Questo sì, effettivamente sì. Una cosetta da niente proprio è capitata. Poi vediamo di capire come ha fatto a sganciarsi. Nel frattempo, no. Tommaso a rapporto. Non so se è pronto. Un minuto, due minuti. Allora, nel frattempo io guardo un po' di commenti. Allora... Una passeggiata quantistica, sì, venerdì, non perdetevela, scopriremo delle cose che sono incredibili, una parte delle cose incredibili, l'altra la vedremo l'altro venerdì, perché ve l'ho divisa in due, giusto per non rendervela massacrante, No, siccome non voglio dare niente per scontato e dobbiamo uscire dalla live con... Non dico aver sapere la meccanica quantistica, no, ma aver capito i passaggi, ho preferito fare un qualcosa di molto discorsivo, anche con delle curiosità sugli scienziati che hanno partecipato alla creazione di questa teoria, per cui, ripeto, sarà un bel racconto e non ci saranno praticamente formule. Questa è la cosa bella. Ci sono due formuline che sono due moltiplicazioni, quindi non spaventatevi. Allora, vediamo altre. Vai Marco, continua, perché chiaramente è caduta la camera e se il telescopio si è sballato un attimo, devo rifare un attimo il puntamento. È il bello della diretta, ragazzi. Altrimenti posso guardare se io fuori o sereno, apriamo il tetto. No, ma meno male, Marco, ma meno male, Marco, meno male che non si è rotta. E poi bisognerà capire come ha fatto a... Non lo so. Allora, ragazzi, scatenatevi con le domande, perché abbiamo i nostri astrofili temporaneamente fuori uso. Avanti pure. Grazie dei complimenti, siete meravigliosi, ma è il vostro momento adesso, quindi massacrate di domande, così... Così vediamo. Di quanti corni hai bisogno, Pasquale? Stasera tanti. Allora, Jacqueline, dove ci porterai con la prossima missione? Ma allora, io mi sono esercitato qualche giorno fa per fare l'attracco alla stazione spaziale. Quindi, secondo me, potremmo fare una...
una bella missione di decollo dal Kennedy Space Center di nuovo, arriviamo in orbita, inseguiamo la stazione spaziale e facciamo il docking, cioè andiamo a fare in modo che il nostro portello vada ad agganciarsi con il portello della stazione spaziale, diventi un tutt'uno solidale, in modo tale che ci può essere il passaggio degli astronauti tra un mezzo e l'altro. Quindi si potrebbe fare appunto parlare quindi della stazione spaziale, delle ricerche che si fanno sulla stazione spaziale, della sua costruzione, e intanto vi faccio vedere un po' di quella che è la meccanica orbitale per arrivare alla stazione spaziale, perché anche lì immaginatevi che questa cosa viaggia a 27.000 km all'ora, quindi sfreccia, lo vedete quando passa nel cielo, che è un punto luminoso che si sposta veloce. E quindi voi dovete immaginare il nostro spazioplano, ma anche una capsula che decolla in maniera verticale, cosa deve fare? Deve essere già allineata con l'orbita della stazione spaziale, perché se sono disallineate, ciao, si vedono solo in un punto, e a 27.000 km all'ora quel punto lo sorpassi molto velocemente. Quindi, allineati con l'orbita della stazione spaziale, ci metteremo a inseguirla, quindi andremo un pochino più veloce della stazione spaziale, sincronizzeremo la nostra rincorsa intorno alla Terra, perché non la beccheremo al primo colpo, dovremo fare magari 3-4 orbite intorno alla Terra, ma essendo noi che andiamo un pochino più veloce, quindi cerchiamo di doppiarla quando saremo in prossimità della stazione spaziale, tipo una ventina di chilometri, freneremo e ci voleremo in formazione con la stazione spaziale, saremo insieme e poi ci spostiamo e andiamo ad agganciarci al portello, a uno dei portelli che la stazione spaziale mette a disposizione. Presepe, Marco. Presepe? Sì, ma ci siamo proprio dentro, proprio nel presepe. Ma quindi siamo nel cancro, non siamo andati su 41, cane maggiore. No, perché ho visto che ha detto, secondo me, però purtroppo si vede, ragazzi, proprio dentro, Marco, è la focale. Sul 41? Sì, M44. Scusa, il presepe è 44 sì, 40. Ma io, se non ricordo male, avevamo parlato del 41. E io ti ho portato nel 44, Marco. Ragazzi, questa è una massa visibile nella costellazione del Cancro, però ovviamente essendo molto esteso il campo, quindi con tutto il riduttore di focale, io non riesco a farvelo vedere nel suo complesso, quindi praticamente ne vediamo una parte del presepe, vediamo. sì, ma poi è molto sgranato la massa del presepe, quindi... quindi 41 proprio non lo vediamo, non ce la fai? Lo trapassi? Aspetta, mo provo a puntare questo, dai. Vai. Poi se hai l'est libero me lo dici che ti mando da qualche altra parte. Nel frattempo, Tommaso, non ci dire sei niente, tu? Marco, non dire niente, ma io faccio vedere il corno adesso, perché la situazione sta migliorando. Ma io cosa ti ho detto? Cosa ti ho detto? Su, non siamo superstiziosi, noi lo sappiamo che si arsenerà. M41 abbiamo detto, Marco. 41 in cane maggiore. Rispondo all'ultima domanda e poi dopo, Tommaso, il palco è tuo. Chi l'ha scoperta la meccanica quantistica? Lo vediamo venerdì, Matteo. Comunque non è una teoria di una singola persona. Non è come la teoria della relatività che l'ha fatta Einstein. Einstein ha contribuito alla meccanica quantistica, ma ci hanno lavorato un sacco di persone, Planck, Bohr, Einstein stesso, Schrödinger, Heisenberg, eccetera. Quindi noi ripercorreremo Max Born, noi ripercorreremo... Marco, sì, dimmi. No, volevo farti una domanda, prima che mi dimentico, proprio sulla meccanica quantistica e sulla live di venerdì. Ti prometti che si parlerà di Schrödinger e anche della vita privata di Schrödinger, ti prego. Non sarà in questa, sarà in quella dopo Schrödinger. Perfetto, allora sarà da veramente divertentissima, già lo so. Allora, una piccola chicca che ha tirato fuori Tommaso in questo momento. Schrödinger è stato un personaggio che ha dato un contributo fondamentale alla meccanica quantistica.
e quando presentò la sua equazione, era una comunità di fisici, quindi si parlava, venne, come dire, etichettato, se volete, colui che durante una esplosione erotica tardiva ha coniato, ha creato una formula che ha permesso di dare delle spiegazioni, quindi un contributo alla meccanica quantistica. A Natale, diciamo, fu un bel regalo di Natale. Ne parleremo anche dei retroscena di Schrödinger, ma non questo venerdì, quello dopo. Allora, io ci sono quasi, ora vado in live hacking. Diciamo che Umberto capita anche a Fagiolo. Sì. Ciao Umberto, welcome. Perché capita a Fagiolo? Ora lo capirai. Ah, ok. Just a second, vediamo un po', nella speranza che non mi dia problemi di live stacking. Non dovrebbe. Perché Umberto Bollaccia. C'è Maria Carla che dice bollaccia, perché? Che vuol dire? Martino, ma domani le cederemo il posto, eh? Lei sarà in live. Io domani sarò in live, sì, esatto, e parleremo, avremo un ospite veramente, veramente di alto livello. Beh, non è una sorpresa, a me vi portiamo ospitoni. Passando da da Umberto Guidoni a Roberto Battistone, Amedeo Balbi, a Marica Branchesi, tanti altri. Domani sarà la volta di Patrizia Caraveo. Si tratta di una figura leader della ricerca su fisica mondiale e anche stata la moglie del compianto Bignami, mai scomparso. Mi sembra 2017, con il quale col marito insieme hanno fatto un'opera anche di comunicazione della scienza di vitale importanza, almeno a livello nazionale per l'Italia, ma non solo. Professoressa Caraveo è innanzitutto una leader nella ricerca della fisica delle alte energie, è stata premiata anche nel 2009 con il premio Presidente della Repubblica da Giorgio Napolitano, è commendatore all'ordine al merito, insomma, ed è anche tra le più citate ricercatrici a livello mondiale, proprio un orgoglio nostrano. Domani sarà con noi per parlarci di uno dei suoi ultimi libri dal titolo Conquistati dalla Luna, il quale, insomma, è un libro che ho letto recentemente, che ve lo consiglio, basta, insomma, lo trovate facilmente anche su Google, scrivete Conquistati dalla Luna, di Patrizia Caraveo, e lo trovate, insomma, in pochi secondi. È un libro che offre una grande panoramica nel tempo, storica, ma anche attuale, quindi cosa ha significato la Luna per noi, per l'uomo, nella storia, come stimolo per la ricerca scientifica, tutta la storia che c'è dietro, anche la conquista della Luna. C'è una storia molto dettagliata di come sia stata una motivazione, uno per lo stimolo magari della letteratura, insomma, l'esplorazione fatta con l'immaginazione. Pensiamo a tutte le storie, non so, anche che hanno visto come protagonista i personaggi di Giulio Verne o Pulcinella addirittura, che andavano sulla Luna con l'immaginazione, ma anche poi alla corsa allo spazio vera e propria, quella da Gagarin, Shepard, prima Apollo, Aldrin, Armstrong e così via, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui ci prepariamo a tornare sulla Luna, col programma Artemis. E quindi tutte le motivazioni scientifiche che sono dietro, anche cosa la Luna significa da un punto di vista di stimolo per la scienza attuale. Tutto questo ce la racconterà l'autrice stessa, la dottoressa, la professoressa Caraveo, domani alle 9 per l'ottava puntata di Professione Astrofisico, sempre in diretta sui soliti canali, insomma. Quindi ecco, c'è anche l'evento qua in chat, quindi mi raccomando, non mancate, perché sarà veramente... sono emozionato io, quindi siatelo anche voi. Siateci. Mi raccomando, partecipate in tanti, ragazzi. Esatto, grazie. Allora. Esattamente, Sebi, sarà imperdibile. Io ci sono, finalmente, ho avuto un po' di problemi con il live stack, che
ogni tanto decide di impazzire, tra l'altro in maniera paradossale, ora capirete perché. Un attimo Bastoni, solo che... Io ho portato M41. Ah, scusa, Tommaso. Ah, è la crab. No, aspetta, no. Aspetta. Magari. Magari. No, c'è della competizione sulla condivisione dello schermo. Io condivido. No, io condivido. No, no, vai, Tommaso, vai. Eccoci. Oh la la la. Io vi porto su M3 questa sera. Ci siamo spostati in botes. Tommaso, esatto. Vuoi mettere un po' più grande? Certo, agli ordini. Facci. Questo a differenza dell'altro, degli altri ultimi due che abbiamo visto, che erano ammassi aperti, questo invece è un ammasso globulare. Cioè, mentre gli altri ammassi sono stelle disordinate, che non sono gravitazionalmente legate tra di loro, quindi tendono a disperdersi, questo invece è un ammasso che è vincolato dalla gravità e quindi tende ad avere questa forma sferoidale, quindi le stelle sono gravitazionalmente legate tra di loro. Molto ecco bello. Perché dicevo che il nostro battino è capitato a fagiolo, perché quando si parla di globulari generalmente c'è Umberto che... Lo sapevo, ok, vabbè, però volendo anche. In realtà no, vengo buttato in ballo per ogni cosa che riguarda vagamente le stelle. No, no. Per carità. No, no, è il tuo dominio, è il tuo dominio. Beh, sì, vabbè, io è giusto così. Umberto, sì. Volevo giusto... No, perché gli ammassi globulari sono anche una bestia, anche un po' indipendente. Sono un filone di ricerca anche abbastanza indipendente. Sì, poi sì, io mi occupo di stelle, in particolare stelle di piccola massa piccola intermedia. E evoluzione di nucleosintesi, ma ammassi globulari, certo, rimangono un pezzo fondamentale. No, beh, che dire, sono cose che li rende tanto interessanti, oltre che sono bellissimi. Cioè, a parte il fatto che, non so, io se vado a scavare nella mia memoria di quando ancora avevo un telescopio tra le mani, quando ero un teenager, poi mi sono dato all'astrofisica teorica, per cui io non uso i telescopi. Mi ricordo la prima volta che ho visto M13 al telescopio, quando l'ho beccato, avevo 13 anni forse, e ho fatto un balzo, sono emozionato, perché è sempre una piccola conquista. Poi all'epoca, quando non c'erano, insomma, quando anche Pasquale se lo ricorda, tutto con cartina alla mano, stelle di rimedio, senza applicazione, tutto fai da te, tutto si è conquistato sul campo. Confermo. L'oggetto lo conquistavi senza go to. Oggi tutti sti go tu, sto bravi tutti. Io non ce l'ho il go tu. Io non ce l'ho il go tu. Non lasciamo di tutto nella si scherza. Se ne parlava giusto prima inizio. Perché sono importanti i globulari? Perché sono, in qualche modo, sono i primi mattoncini attraverso cui sono formate le galassie, se vogliamo. Sono quelli che, i ammassi globulari che vediamo oggi, sono un po', immaginate avere un cantiere in qualche modo, no? Che costruisce una casa, avete il cemento, avete i mattoncini, e a un certo punto la casa viene fatta, e poi rimane un avanzo di calce, di mattonelle. Se vogliamo, gli ammassi globulari che vediamo oggi sono un po' quell'avanzo che rimane, e sono importantissimi perché ci permettono di vedere... proprio di andare dietro nel tempo, com'era la Via Lattea, sono delle testimonianze della Via Lattea, com'era quando stava formando, quindi parliamo di una decina abbondante di miliardi di anni fa, quindi una vera, sono proprio i fossili, se vogliamo. Oggi, come quel che sappiamo, le galassie sono formate in questo modo, sono formate prima le stelle, che sono organizzate in ammassi globulari, e poi attraverso una fusione successiva di questi ammassi, uno con l'altro, si formate poi le galassie, no? Qualcuno poi è rimasto in orbita, ma di fatto sono i mattoncini primordiali attraverso cui una galassia come la Via Lattea si è formata, e noi guardando loro guardiamo proprio indietro nel tempo, proprio è una disciplina che ha anche un nome, si chiama astroarcheologia, tra l'altro, pensato un po'. Non a caso il M13 è molto vecchio, parliamo di qualcosa come forse 12 miliardi di anni, dico un numero così, mi avvicino,
parliamo di quella numero lì, parliamo proprio di un... guardando questo tipo di oggetti possiamo proprio capire la storia, come il cosmo, la nostra galassia si è formata e si è evoluta. Non a caso questo oggetto è anche pienissimo di stelle molto vecchie, talmente vecchie che se provate a fare il cosiddetto diagramma HR di questo oggetto, il diagramma HR è quel bel diagrammino dove avete... potete mettere ogni stellina su un grafico in cui avete sull'asse verticale la luminosità, sull'asse orizzontale la sua temperatura, e nel cielo in teoria tutte le stelle che avete in cielo, se provate a mettere in questo grafichino, si dispongono tutte su una bella diagonale, si chiama sequenza principale, cioè sono tutte le stelle giovani che bruciano idrogeno come il nostro Sole. Se provate a mettere tutte le stelline in questo oggetto in un diagramma HR, vedete che fanno tutta una bella diagonale, a un certo punto c'è una deviazione verso l'angolo in alto a destra. Questo perché le stelle ormai più luminose, una volta erano più luminose e più calde, sono ormai morte, sono scomparse, oppure sono già delle giganti rosse, perché sono vecchie. E infatti questo bell'ammasso è fatto soprattutto di belle stelle, belle vecchiotte. Però interessantissimo veramente per i motivi che ho appena detto, è proprio, ripeto, è come proprio così come gli archeologi a terra cercano i fossili e guardandoli, tenendoli in mano, guardano intorno nel tempo, noi in qualche modo questo è l'equivalente di un fossile, se vogliamo, sul pianeta Terra, guardandolo possiamo guardare intorno nel tempo con l'aiuto anche della statistica, perché abbiamo questo oggetto, come questo oggetto ne guardiamo anche diverse decine di altre, e poi mettendo insieme i pezzi possiamo ricostruire la storia del nostro, della nostra galassia in questo caso. Sì, tra l'altro volevo... Umberto, una cosa interessante, sì, dei globulari, dove sono disposti, diciamolo ai nostri ascoltatori, nella galassia? Perché noi immaginiamo, sì, la galassia e il disco rigonfio, sì, al centro, ma i globulari non sono dove stanno le nebulose, cioè dentro il disco, ma... Esatto. Sono tutti disposti quasi in una sfera intorno al disco, se vogliamo, proprio tutto intorno. Questo perché, questo poi ci dice anche una cosa molto interessante, appunto, il motivo per cui gli ammassi globulari sono disposti in una simmetria quasi sferica, nel cosiddetto alone della nostra Via Lattea, ci dice che se questi oggetti così vecchi sono in una sfera intorno alla galassia, e oggi la nostra galassia è un disco, vuol dire che la galassia nel tempo si è appiattita. E già questo è un elemento importante. Poi posso dire, perché si è appiattita? Beh, probabilmente ha cominciato prima ad accrescere materia in un'asimmetria sferica. Nell'universo di solito tutto ha un momento angolare, tutto in qualche modo ruota. Accrescendo, ha cominciato a ruotare sempre, insomma, in modo più efficace, fino a appiattirsi e a distribuirsi tutto su un disco. Quindi già soltanto quando guardare la distribuzione dei globulari, appunto, elemento importantissimo che Marco ha ricordato, in effetti, possiamo già, con questo collegamento, capire come geometricamente la galassia si è evoluta e capire anche il perché. Insomma, è un elemento molto importante. Sì, sì, oltre a questa cosa, io volevo anche sottolineare, diciamo, due cose importanti. Da un lato è che alcuni ammassi globulari addirittura si pensi siano proprio i resti di processi di interazione di galassie, ci sono su alcuni, ci sono addirittura dei veri e propri, delle teorie anche abbastanza solide, secondo le quali siano proprio dei resti di nuclei quasi. Scusa, Tommaso, Omega Centauri, quella che... Esatto, come Omega Centauri, per l'appunto, che è appunto un residuo, un processo anche di cannibalizzazione, ma soprattutto volevo dire perché prima ho detto che Umberto è strettamente legato agli ammassi globulari, perché dovete sapere che l'inizio proprio di processo divulgativo di Umberto sui social è nato con i quizzettoni astronomici, nati, se ti ricordi Umberto, parlando proprio di ammassi stellari, quali fossero i più vecchi tra, se non ricordo male, era l'ammasso delle Pleiadi e l'ammasso dell'Ercole. È uno dei miei primissimi post. Sì, ed è così che io e Umberto in realtà ci siamo conosciuti, è stato un conoscersi tra ammassi. Io risposi bene alla domanda, fortunatamente. E... senza sapere il perché, però. Mi ricordo che rispondesti bene senza sapere il motivo. Mi ricordo che rispondesti bene, però senza sapere il motivo perché mi risposto bene.
Sì, esatto. Andai molto, molto a pelle, per così dire, da astrofilo andai molto a pelle. In realtà, ingannato da un aspetto che era legato più che altro al colore, poi in realtà tu mi facesti vedere i due grafici, e dai grafici, appunto, si riusciva a vedere quello che dicevi tu poc'anzi, un po' la storia di quello che era l'evoluzione della galassia e anche appunto degli stessi ammassi. È un po' appunto come fare archeologia, che poi in realtà dall'archeoastronomia che citava poc'anzi Umberto, oltre a risalire alla storia delle galassie, si possono fare delle vere e proprie scoperte anche per gli astrofili. Il mio amico Giuseppe Donatello, che approfitto anche per salutare, astrofilo di vecchia data, ha scoperto una galassia nana con un telescopio da 127 mm, quindi parliamo con un telescopio veramente piccolo, un rifrattore da 127 mm, ha scoperto una galassia nana nella regione appunto della stella Mirac, che sostanzialmente è riuscito a scoprire proprio perché lui ha osservato gli stellar stream, no? Queste correnti stellari frutto di passate interazioni, quindi a tutti gli effetti archeoastronomia, ed è riuscito a scoprire una galassia che adesso porta il suo nome, cioè Donatello 1. Se volete vederla, la trovate anche su Wikipedia, quindi perché no? Approfitto, giusto rubo un attimo il minuto per salutare anche Jacopo De Luca, che è un mio collega del Master in Comunicazione della Scienza alla Sapienza di Roma. Ciao Jacopo, che ho invitato a seguire la diretta, quindi ragazzi, fatemi fare bella figura stasera, facciamo vedere cose fighe, Allora, perché io devo dire due cose. Allora, vai innanzitutto Pasquale. M41, Marco. Quindi Sì, io intanto vi saluto. Beh, saluto che insomma ho i tempi contati anche oggi, però ci vediamo domani. Comunque, sì, così poi andò, la storia di Tommaso andò a finire che poi io andai a fare una conferenza a Marcianise, ospitato da lui. Ci guadagni anche una pizza, mi ricordo. ragazzi, l'evento di Umberto di domani sera alle 21, mi raccomando, partecipate. Esattamente, ci vediamo comunque domani alle 9 su Bassa Astronomia e Umberto Battino Astrofisico e su YouTube. Insomma, lo sapete. Ciao Tutto Umberto, questo grazie. io vi lascio. Buon proseguimento, cieli sereni e tante stelle a tutti. Grazie Anche a noi le stelle. Umberto per essere passato. Ciao. Grazie Umberto, Ciao, ciao. ciao. Allora Marco, ti voglio aggiornare un secondo. Questo è Sì. M41, ve lo volevo far vedere perché sono riuscito a puntarlo, però c'era Jacqueline che ho letto i commenti nel frattempo che diceva dove stava. Se volevi una. Pasquale, ci aggiorni sulla situazione. Esatto. Adesso voliamo in Messico, ragazzi. Ascolta, come vedi tu? Lo vedi la coda del leone, la chioma di Bernice, Botes? Io ho detto possiamo volare in Messico, Marco. In Cosa Messico. Ho capito. c'è di tipico in Messico? I cappelli. Sì. Che cappello? Ah, pensavo al Golfo del Messico, ma No! il Golfo del Messico è nella Nord America. La Nord America sarà No! 2 gradi sull'orizzonte No! adesso. Ragazzi, possiamo puntarla. Io ci provo. Allora, ce Posso l'hai partire a da spiga? 24 a 25 gradi di altezza. Io farei la 4565 prima della 104, così la 104 si alza ancora un po'. Come dice lei, Bastoni, però devo capire No, dove è sta una il. proposta, la mia è una Come si proposta. chiama? NGC? 4565 in chioma di Berenice, stupenda, meravigliosa, fantastica, penso una delle più belle galassie d'Italia. Voglio capire quali sono le stelle luminose vicine perché vado prima là e poi mi sposto. Ne Allora, approfitto. guarda, scusami un secondo che ho una domanda proprio che è Vai. capitata qua. Matteo, qual è la stella Arturo? Perché penso di averla individuata, ma non sono sicuro. Facilissimo trovare Arturo. Partite dall'Orsa Maggiore, guardate l'asterismo delle sette stelle, quindi il quadrilatero e il timone, che è la coda dell'orsa. La coda dell'orsa è ricurva, fa un arco. Prosegui lungo l'arco. Raggiungi una stella luminosa arancione, quella è Arturo, non puoi sbagliare. E voilà.
Vai Tommaso, scusami se ti ho interrotto. No, volevo solo giusto raccontare, visto che stiamo parlando della chioma di Berenice, mi è Sì. tornata in mente una reminiscenza degli anni del liceo classico, in cui si faceva un po' di epica, si faceva un po' di letteratura greca, e c'è appunto il mito dietro la chioma di Berenice. Perché si chiama così questa costellazione? Il mito racconta che c'era questa regina, appunto Berenice, il cui marito Tolomeo III era andato in guerra. Allora lei decide di fare una sorta di voto, no, alla dea Afrodite, e si taglia appunto i capelli, taglia questa sua chioma, la dà in voto alla regina con la promessa che il marito appunto possa tornare dalla battaglia sano e salvo, vivo, e quindi sacrifica questa chioma. Il marito torna vivo e, a distanza, diciamo, di poco tempo, l'astronomo di corte, tale Conone, affermò di aver trovato una costellazione nuova nel cielo che non aveva visto. Quindi lui individuò questo appunto nuovo asterismo che porta il nome della chioma di Berenice, che poi in realtà sono quattro stelline messe in croce, per così dire, che richiamano un po', molto in maniera fantasiosa, una chioma, se Molta proprio vogliamo. fantasia, molta Molta, molta. fantasia. Marco diceva prima che non ci sono molte costellazioni simili agli oggetti che diciamo di cui portano il nome. Per esempio, c'è la costellazione del telescopio, che io sinceramente non so dove vedano un telescopio in quella costellazione, però c'è, ad esempio, c'è il Ma è un Grano. refrattore, quel telescopio lì è un refrattore o un cacca di Boh. ostrica? Dicevo, c'è il Drago, però, per esempio, che è la costellazione del Il Drago. drago è molto bello. Quella sì, ti manda comunque ad una sorta di serpentone con la testa, il leone e anche Orione. Dai, tutto sommato Orione lo riesce a Sì, ricostruire. molto simile Orione. È molto E molto simile. il cigno Il anche. cigno, assolutamente, ma anche l'aquila, il delfino, la freccia, sono tutte costellazioni che sono molto simili, anche se delfino e freccia sono molto deboli e molto piccole. Sono molto simili al nome che portano, però il toro, ad esempio, il toro assolutamente, ma l'ariete no, l'ariete non è molto diversa, anche il cancro, a parte che il cancro è, sì, Andromeda ha poco, Pegaso è abbastanza simile, Perseo perché per niente. Perseo per niente, Cioè esatto. ma anche Ercole con Cassiopea, molta eh. fantasia, anche Cassiopea. Cassiopea io l'avrei chiamata Assolutamente costellazione ragione. W, evidentemente Della non c'era una sedia, W proprio della nell'alfabeto. sedia, esatto. Sì, infatti, Esatto. cioè alla fine lì dovrebbe essere la rappresentazione di Cassiopea, che tra l'altro, ricordiamo, secondo il mito è la madre di Andromeda, che poi sono tre costellazioni vicine: Cassiopea, Andromeda e Perseo, perché sono legate anche cripticamente dal mito, cioè Perseo salva Andromeda, legata perché doveva essere sacrificata, perché gli dei sono un po' così, sono un po' capricciosi, allora ecco che pestilenze solo perché una ragazza è più bella di Afrodite, allora si scatenavano i guai, e Perseo l'ha salvata. Tra l'altro Perseo è uno dei miei, visto che siamo in tema mitologia, è uno dei miei semidei preferiti, anche perché è l'unico che oddio, i C'è cani, un cane. il mio, sono sempre i miei. È l'unico. Ecco, forse stanno zitti. È l'unico, dicevo, degli eroi che campa e muore di vecchiaia rispetto agli altri. Gli altri tutti brutta fine. Ercole, Achille per un tallone scoperto, dico io. Un tallone, potevi pure stare più attento, però è l'unico, dicevo, che campa in grazia di Dio e che si fa la vecchiaia. Io intanto mi muto e cerco altri oggetti perché i cani danno Va fastidio, come bene, potete va vedere. bene. Allora, Marco, il problema di Vai. questa galassia La 4565. è che ci sono poche stelle luminose di riferimento nelle vicinanze. Temo di sì. Proviamoci. Quindi è complessa. Nel frattempo che tu risolvi il problema, guarda, io ho beccato questo commento. Orione è proprio un cacciatore, sì. Assolutamente, ma la cosa interessante di Orione è che noi siamo abituati a vederlo dal cielo della città e quindi vediamo l'asterismo principale, si torna sul discorso degli asterismi, che è questa forma di caffettiera, no? Quindi la parte in alto,
la cintura è sotto i due piedi, ma in realtà sotto un buon cielo non serve andare poi chissà dove, cioè non serve andare ad Atacama per vedere il resto della figura, si vede proprio il cacciatore, ovvero che davanti a sé ha uno scudo e dietro di sé ha un braccio alzato con la clava, con comunque un'arma. Quindi Orione, l'asterismo principale, è quello più luminoso che vediamo tutti, ma c'è una parte di costellazione che è fatta di stelle deboli che proprio lo fa somigliare veramente a un cacciatore, quindi con l'oggetto che serve per cacciare, l'arma, e uno scudo di fronte, che può essere di pelli, di quello che volete, per difendersi. Però serve un cielo buio. Marco, io sto provando ad andare su Spiga per migliorare la come si chiama il puntamento. Ok, va bene. Anche se è un po' più lontana, però almeno è una stella comunque luminosa. Va bene. Nel frattempo Tommaso è andato in cerca di altri oggetti. Allora, vediamo un attimo. Noi siamo ora, cercheremo di andare in questa costellazione che si chiama appunto Chioma di Berenice. Si trova in coda al Leone, tra il Leone e Botes. Quindi diciamo tra Arturo e la seconda stella più luminosa del Leone, che è Denebola. Lì in mezzo c'è questa piccola costellazione che è la Chioma di Berenice, e lì in mezzo a milioni di miliardi di galassie, perché ce ne sono veramente tantissime, siamo molto vicini al superammasso della Vergine, quindi lì è proprio sterminata la densità di galassie, lì c'è la NGC 4565. Ma se guardiamo al di sotto della Chioma di Berenice, quindi seguiamo l'eclittica nel cielo, quindi dal Leone passiamo alla costellazione della Vergine, e vicini a M104, che vedremo tra poco, la galassia Sombrero, lì c'è una cosa interessante che non si può vedere, è segnata solamente sulle mappe digitali, tipo sulle app piuttosto che sui planetari per PC. Perché? Perché si sposta di giorno in giorno. Lì oggi c'è l'ombra della Terra, cioè il cono d'ombra della Terra punta oggi in direzione della costellazione della Vergine. Chiaramente questo cono d'ombra è causato dal Sole, che si trova dalla parte opposta, che sta illuminando in questo momento l'emisfero dove ci sono le Americhe. Ecco, la Terra è un corpo solido, quindi proietta un'ombra nello spazio. Quest'ombra si perde nello spazio per milioni di chilometri e oltrepassa l'orbita lunare. Ecco, quest'ombra si sposta di giorno in giorno, perché la Terra si sposta di giorno in giorno lungo l'orbita, e quindi di conseguenza, come si sposta anche l'ombra di notte, non possiamo vederla chiaramente, ma sappiamo che è una zona dove lì c'è un osservatore, lì vedrebbe il Sole oscurato dalla Terra. Quando la Luna si trova a transitare attraverso l'ombra, quindi solo in determinati momenti dell'anno durante l'eclissi, abbiamo l'eclisse di Luna, che può essere un'eclisse totale, può essere un'eclisse parziale, a seconda se entra completamente o no nel cono d'ombra della Terra. Io tra l'altro ho in scaletta di fare una live con voi sulle eclissi. E quindi vedremo cosa sono le eclissi di Sole, vedremo cosa sono le eclissi di Luna, dove osservarle, come osservarle, come fotografarle, e soprattutto quali sono le prossime che vi porteremo a osservare direttamente sul posto, perché nei prossimi anni ci sono delle eclissi interessanti e non si deve neanche andare a volte troppo lontano. Per cui organizzeremo sicuramente una simpatica gita per andarci a vedere eclissi di Sole ed eclissi di Luna. Allora, avanti con i commenti, perché vedo, sento i rumori dei motori sotto, quindi stanno combattendo, i nostri eroi stanno Combattiamo, combattendo. bastoni, Esatto. combattiamo.
Allora, dalla città all'oculare, quante galassie si possono vedere? È una domanda difficile, Massimiliano, perché dipende dalla città in cui vivi. Chiaramente, se vivi a Milano è una cosa, se vivi a Roma è un'altra, se vivi in un piccolo paesino e sei comunque in centro del paesino è un'altra faccenda. Per cui, difficile dirtelo. Allora, sicuramente puoi vedere abbastanza bene una M31, quindi una galassia di Andromeda. Sulle altre comincio ad avere un po' di dubbi, soprattutto perché mi parli di osservazione visuale all'oculare e quindi di solito le galassie sono oggetti poco staccati dal fondo cielo, sono poco contrastati. E quindi se il cielo è molto inquinato, difficilmente riesci a vedere qualcosa. Ecco, ti consiglio chiaramente, vedo che nella foto di profilo tu hai un telescopio, di uscire almeno dalla città, portati lontano dalla città qualche chilometro e chiaramente cerca di osservare oggetti zenitali, quindi in alto sopra di te. Perché effettivamente poi l'inquinamento dipende da quanto è importante l'inquinamento luminoso dalle vostre parti. Se volete vedere una mappa che vi dà un'indicazione di quanto è brillante il cielo dalle vostre parti, ma brillante non di stelle, brillante di luci artificiali, potete andare sul sito lightpollution.map.info, ve lo scrivo nei commenti. Info, sì, eccolo qua. Se, voilà, eccolo. Ho scritto giusto? Sì. Se andate su questo sito, voi avete la possibilità di interagire con una cartina Google Maps con sovrapposto un layer, uno strato di brillanza del fondo cielo. E questa brillanza vi dice se siete sotto un cielo molto inquinato, un cielo poco inquinato, e vi potete capire anche, potete capire dove spostarvi in cerca di un cielo migliore, perché magari scoprite che, non so, a 30 km da casa vostra, che sì, è un viaggio, però sono 30 km, non sono 300. C'è magari un cielo che è 2 volte più scuro rispetto al vostro e vale la pena spostarsi lì piuttosto che osservare dalla città. Marco, c'è una notizia buona e una cattiva. La Ah, ok, partiamo dalla buona. buona è che il campo è questo, Sì, e la spero. cattiva è che non si La cattiva, no, vede. no, non è che non si vede per qualcosa. Che sono arrivate le Ah, fantastico, fantastico. Dai, aspettiamo un attimo, Mamma vediamo. mia, che sfortuna. Resta sulla 4565. Tommaso, tu Oh. hai qualche novità nel frattempo o vado avanti a chiacchierare io? Oh, è Allora, pazzesco. io sto provando ad andare anch'io in chioma di Berenice, però appunto per citare la Light Pollution Map, se tu potessi condividere la Light Pollution Map della mia zona abitativa, ti farei capire quanto è complicato per me trovare una costellazione così flebile come la chioma di Berenice. Guarda, Ma io se la davvero. vedevo, io la vedevo a occhio nudo, ragazzi, ma vi rendete conto? Io invece Io praticamente la chioma di Berenice non la vedo, non la vedo, quindi mi sto muovendo cercandola al cercatore per l'appunto. Ma ascolta, e se tu, Tommaso, invece di stare in chioma di Berenice che finisce che non vedi niente, ti spostassi magari su una 51? Su Ne M51, ok, pensi? Che possiamo provarci, ne dai. pensi? Ci proviamo. Vai, galassia Vortice nei Ci cani da spostiamo caccia. di nuovo a nord. Esatto, nel frattempo io ci riprovo, tanto che Pasquale ha le nuvole, Tommaso è in cerca degli oggetti, io provo, dai, provo no, scheda Chrome questa, dai. Ditemi che si vede, ditemi che si vede.
Oh, si vede, incredibile, incredibile. Ecco, questa è Light Pollution Map che vi fa vedere sovrapposto, lo vedete qui in alto a destra, l'Atlante mondiale dell'inquinamento luminoso che è stato ricalcolato al 2015. Vi vorrei fare una cosa durante l'inquinamento luminoso, che queste zone in cui la luce sborda sulle coste è perché la luce viaggia in orizzontale. Quindi, mentre qua nel mare non c'è nulla, il problema è che il contributo dei centri abitati sul continente viaggia in linea retta. Perché non orientiamo le luci bene? Perché illuminiamo verso l'alto, verso l'orizzonte, illuminiamo come ci pare, senza la cognizione giusta che bisogna illuminare per terra e non bisogna in orizzontale. Ecco, questo è il risultato. Il risultato è che non esiste un posto dove si può osservare il cielo di Atacama, per esempio, o comunque il cielo vero. Non c'è, non esiste, punto, fine. Chiaramente poi qua abbiamo anche delle mappe più aggiornate, questa è la situazione al 2020, questa non fa vedere il contributo della luce che viaggia in orizzontale, questa fa vedere le singole sorgenti luminose. Quindi voi dite, ah, guardate per esempio la mia zona, no? Io sto in zona Parma, guardate questa zona dell'Appennino, e voi direte, è bella scura. Sì, è bella scura allo zenith. Perché non ho una città vicino, ma il contributo di Milano, di tutto il nord Italia, di tutta la pianura che viaggia in orizzontale, fa sì che, vi rimetto la mappa del 2015, la stessa zona non è più scura. Cioè il cielo viene sbiancato, il cielo perde un sacco di stelle proprio perché, anche se io non ho sorgenti luminose nella mia prossimità, quelle lontane, fortemente inquinanti, chiaramente arrivano a me. Guardate la zona di Milano, Milano, Monza, Bergamo, Lecco, è tutta un'unica bolla messa lì di luce che va, ripeto, luce verso l'alto. Nessuno vuole spegnere la luce, ma dobbiamo orientare tutti i proiettori in maniera corretta. Cioè, non possiamo perdere il cielo semplicemente perché abbiamo tutti i faretti orientati verso l'alto. Perché comunque più luce non è vero che più sicurezza, bisogna illuminare bene per avere la sicurezza, il risparmio energetico e come ultima cosa tornare ad avere un pochino il cielo Marco, bello, perché Marco vai. colgo la palla al balzo per segnalarvi anche un articolo che ha scritto Stefano Maraggi dedicato proprio a questo, ovvero astrofotografia, inquinamento luminoso e scelta del cielo. Veramente Stefano ha fatto un lavorone con questo articolo, anche perché Marco lui comunque sta a Brescia, praticamente in piena, cioè, vede benissimo la pianura padana e Certo, quindi veramente certo. soffre di tanto inquinamento luminoso. Stefano ha fatto questa guida, ecco, per la scelta del cielo proprio in base all'inquinamento luminoso. Lui, diciamo che giustamente fotografa il cielo e si trova tanto in difficoltà molte volte, anche perché poi siamo in zona rossa, zona arancione, non ci possiamo muovere e quindi si trova in difficoltà e ha fatto questo articolo. Quindi ragazzi, dategli un'occhiata e colgo anche l'occasione per ricordarvi anche l'appuntamento di Stefano, che parte il primo workshop, ecco, dedicato all'astrofotografia da smartphone. E vi lascio il link. Chi vuole, ecco, si può iscrivere. Trova tutto e tutte le cose nei commenti, cioè nei commenti nel link che vi lascio. Si è collegato anche Armando Mazzeo. Ciao Armando, buonasera. Non ti avevo visto perché sono alle prese tra nuvole e nuvole. Insomma, comunque, Grazie Marco, la cosa bella, sai qual è? Adesso sono venute da est le nuvole, prima da ovest, capì? O sono le stesse? gravitano sopra di te, gravitano sopra di te. No, sai che secondo me sono tornate indietro. Erano le stesse che hanno detto, abbiamo, torniamo indietro. Va bene, noi confidiamo, dai. Nel frattempo Andrea ci dice che c'è una legge sull'inquinamento luminoso in Italia, solo che non viene applicato. Sì e no, nel senso che la legge non è una legge statale.
abbiamo solo leggi regionali e, se non ricordo male, due regioni non hanno questo tipo di normativa, non ricordo quali sono. Comunque l'Emilia Romagna ce l'ha, anche la Toscana ce l'ha, potete comunque, ognuno di voi può controllare sul sito della regione, della propria regione, può controllare la parte relativa all'inquinamento luminoso, perché ci deve essere la legge, sono leggi regionali, sono leggi vecchie, non sono leggi dell'altro ieri, cioè quella dell'Emilia Romagna è del 2003, ok? Però quasi nessuno la conosce. Allora, in primis dovrebbero essere i comuni a conoscere e a illuminare in maniera corretta. Ma attenzione, la luce del comune non è il contributo più pesante sull'inquinamento luminoso, sono le luci private, cioè le luci di noi comuni cittadini e delle aziende. Quelle sono quelle che danno normalmente il contributo maggiore di luce dispersa verso l'alto. Quindi deve partire da noi questa cosa qua. Deve partire da noi la sensibilizzazione, il capire che illuminare, affogarsi nella luce non serve a nulla, ma servono delle luci messe nei punti giusti e che illuminano dove devono illuminare e possibilmente con sensore di movimento. Anche perché se voi siete cosparsi di luce, voi siete abbagliati dalla luce e quindi non riuscite a vedere il potenziale pericolo. Se invece siete tra virgolette al buio e si accende la luce, è lì che intanto il malintenzionato si vede illuminato e se ne va, e lì vi accorgete sicuramente meglio del pericolo. Le segnalazioni possono essere fatte, sì Valentina, possono essere assolutamente fatte. Qualunque privato cittadino può farlo, ma attenzione, io vi sto parlando della normativa dell'Emilia Romagna, che è quella che conosco meglio. Quindi ognuno di voi deve informarsi sulla sua regione, perché c'è il modo di fare le segnalazioni e vedere anche sul sito del suo comune. Il comune dovrebbe essere tenuto a fare un piano della luce, cioè fare un piano con un censimento di tutti i proiettori che sono inquinanti e quando li sostituisce vanno sostituiti in un certo modo. Ci sono delle deroghe, ci sono delle restrizioni per ad esempio i parchi naturali della rete Natura 2000 per esempio. Quindi la normativa c'è, dipende in larga misura da noi. Cioè deve partire dal basso questa cosa qui, dobbiamo capirlo noi cittadini che bisogna illuminare in maniera giusta e poi possiamo segnalare al comune sia un privato che illumina in maniera non corretta, che un'azienda, che anche un impianto non a norma del comune, e il comune può intervenire per magari orientare semplicemente i proiettori in maniera corretta. Ripeto, nessuno vuole spegnere tutto. Noi non dobbiamo tornare nel 1600 con la fiaccola o le candele. No, noi siamo nel 2020, 21esimo secolo, 2021, va bene? Quindi secolo, progresso, ma è l'era dell'intelligenza. Dobbiamo illuminare con intelligenza. Ragazzi, recuperate anche la live di Marco relativa all'inquinamento luminoso, molto interessante. È stato fatto un paio di mesi fa, Marco, più o meno, forse un mesetto e mezzo. Sì, fa. Infatti c'è Marco Bettin che dice c'è una live di qualche tempo fa molto interessante sull'inquinamento luminoso, esatto, la trovate in pagina. E un'altra domanda che vedo, nel frattempo voi tenetemi aggiornato sulla vostra situazione. No, è meno voloso. Ripropongo la domanda, è consigliato andare al mare per osservare, dato che vedo che in quella zona l'inquinamento è basso? Sì e no, e adesso ti spiego perché. Andiamo a vedere una delle isole dove può essere interessante osservare. Guardiamo ad esempio di Pianosa. Pianosa è un'isola vicino all'Elba, arcipelago toscano, che può essere molto interessante per andare a osservare, perché intanto è servita da rotte commerciali, ma soprattutto in una zona buia. Vedrete sicuramente il contributo dell'Elba, che è lì di fronte, quindi quella luce dell'Elba arriva su Pianosa, un minimo. Tant'è vero che vedete che Pianosa non è in zona nera,
ma è in zona blu scuro, quindi comunque un minimo di contributo arriva. Ma qui c'è un problema in più, che è dato non dall'inquinamento luminoso dei proiettori, ma dall'estinzione causata dal mare, quindi lo strato di umidità che c'è vicino al mare. Bisognerebbe salire di quota, per visto che è qua, eccola qua. Questa è una bella montagna, ma qui è impossibile praticamente andarci, anche perché non si può scalare quella montagna lì. È una montagna impervia, quindi qua no. Rassegnatevi, in Italia non c'è posto dove osservare il vero cielo. Guardate che non c'è neanche dall'Austria. Il fatto che qua ci sia dell'azzurro e non del nero la dice lunga su Atacama. Questo punto, spostiamoci, ma basterebbe guardare il deserto del Sahara, ok? Cioè, è chiaro, no? Che cosa intendo io per zero inquinamento luminoso? Questo è zero inquinamento luminoso. Qui il cielo è contaminato. Andiamo a Atacama? Andiamo a guardare Atacama. Marco, poi quando vuoi Tommaso ha appuntato. Ok, perfetto. Vedete, qui al di là proprio dell'interland della città è facile arrivare in un punto completamente buio, completamente vuoto. Purtroppo queste zone non esistono più in Italia. Non c'è una zona di questo colore da noi. Basta, fine. Noi abbiamo perso. Chiunque nasce oggi in Italia, ma anche quelli che nascevano 15-20 anni fa in Italia, non sanno e non hanno la possibilità di vedere il cielo stellato. Fine, basta. Stop. Dipende da noi, deve partire da noi, ragazzi, deve partire da noi. Allora, Tommaso, ci siamo? Sparito Tommaso. Tommaso. Comunque Marco, ti aggiorno sulla mia situazione meteorologica. Siamo proprio adesso anche nord, non vedo. Ragazzi, allora credo che ci stiamo avvicinando alla fine della live. Ragazzi, mi sentite? Sì, sì. Vai Tommaso. Ecco, io ho appena, l'avevo scritto, ho avuto un piccolo problema, cioè nel puntare ho urtato il cavalletto nel buio, quindi sto un attimo ripuntando la polare. Un secondo, nel frattempo vi faccio vedere che era già bella visibile perché ho il live stack salvato, si iniziava già a vedere la M, eccola qua, si iniziava già ad intravedere. 51, sì. Si iniziava già ad intravedere, quindi datemi un secondo perché voglio farla vedere bella. Vai, quindi vai. Esistete intanto, qualche secondo. Intanto noi chiacchieriamo su questa immagine che comunque la dice già abbastanza bene, sia dell'ingrandimento che della forma di questa galassia, che tra l'altro sono due, perché abbiamo la galassia principale al centro, che è a forma di girandola, non si vede più niente. Vabbè. Non si vede più nulla, se n'è andata la galassia. Comunque c'è questa galassia, al centro che ha un braccio che si protende verso quest'altra galassietta irregolare, sembra che siano in interazione, servono comunque altre conferme, che comunque lo studio delle galassie non è assolutamente facile, anche perché non possiamo andare là a fare la misurazione dobbiamo fare da qua. Allora, dove siamo? Siamo nei cani da caccia. Allora, visto che prima ha funzionato la condivisione. quasi ci riprovo. Marco, nel frattempo voglio dire un attimo una cosa, voglio ringraziare, scusate se non vi ho ringraziato, Davide Bologna, Selenia Saluzzo, Sara, Luigi, Stefano, Sonia, Jacqueline, grazie a tutti per le stelle, Giuseppe, Emanuele, sto leggendo tutti, Luigi, Silvia, Laura, grazie di cuore ragazzi, scusate se non vi ho ringraziato prima, ma ho recuperato tutti perché sono andato nella pagina, ecco, apposita.
Comunque, allora, niente. Marco si sta prendendo di nuovo. Marco si sta. Ma hai della. Ripeto, il termine tecnico è fuffa. È fuffa che gira e c'è poco da fare. Ve la faccio vedere da una foto che ho fatto qualche anno fa, la M51. Questa è una fotografia che ho fatto in collaborazione con un amico, Marco Stefanini. Abbiamo utilizzato il suo telescopio, abbiamo poi fatto anche la versione con il colore e quindi questo è quello che ci stava facendo vedere Tommaso prima. Quindi due galassie, una forma di girandola con il braccio proteso verso l'altra e si vede proprio come l'altra sia, come dire, concentrata in un globulo, in una galassia ben definita, ma poi c'è tutto quel casino di stelle intorno, queste qui sono code mareali, sono stelle che vengono espulse dalla probabile interazione con appunto la M51, la galassia vortice. Questi puntini rossi che vedete all'interno della galassia, quei puntini lì sono nebulose di idrogeno, quindi stiamo osservando le nebulose di quella galassia là, non sono le nostre nebulose, quelle sono le nebulose di quella galassia là che gli abitanti, potenziali abitanti di M51 vedono come vediamo noi le nostre, loro vedono le loro, e in quelle regioni lì l'idrogeno risplende perché c'è processo di formazione stellare, o comunque ci sono stelle luminoscenti che eccitano l'idrogeno, eccitano gli atomi di idrogeno e le fanno risplendere di questo colore rosso. Vi ricordate che vi dicevo che le nebulose risplendono solo in determinati e pochi colori? Ecco, il rosso è uno di quelli, la cosiddetta riga dell'H-alfa, mentre tutta la galassia invece emette su tutto lo spettro. In questa foto, dimmi. No, dico, quasi è liberato, forse l'ho presa, però non sono sicuro. Ok, adesso la facciamo vedere, faccio vedere solamente un'altra cosa. Notate come in questa foto, guardate qua, guardate, questa è un'altra galassietta di sfondo, la vedete qui in alto? Questa è una galassietta di sfondo, anche questa è una galassietta di sfondo, anche questa qui probabilmente è una galassietta di sfondo, e poi c'è anche qua ce n'è un'altra, sono tutti oggetti che non sono puntiformi come le stelle, ma sono oggetti diffusi. Anche qua c'è qualcosa, qua in alto. Vedete, dovunque voi puntiate il telescopio, ci sono sempre delle galassie da osservare. Allora, condividi tu, Pasquale? Sì, ma non ne sono sicuro, comunque, perché non si vede bene la verità. Comunque, proviamo. Non lo so, Marco, io penso sia questa in basso. Questa. Oddio, bisogna integrare un po' di più perché, ma è la 4565 sicuro? Sì, perché io, vabbè, la provo a ripuntare perché poi non so se ha inseguito bene il telescopio, magari sarà questo, che ti devo dire? Perché non mi sembra la forma della 4565 quelli, sinceramente. Nel frattempo la facciamo vedere ai nostri amici, la apro. No, perché mo si è aperto totalmente, capito? Vai, tu ricentrala che adesso ti rubo un attimo la condivisione, la facciamo vedere, eccola qua. Si vede? Sì, vedi come va forte la connessione adesso. Eccola. Allora, questa è la nebulosa, la galassia NGC 4565. Che secondo me è una delle più belle in assoluto proprio perché ha questa banda di polvere che la taglia a metà. Io credo che sia una delle galassie più belle, più rappresentative della simbologia delle galassie di taglio. Si vede proprio il bulge centrale, questo nucleo chiamato appunto bulge, che è rigonfio, e si vede bene il disco sottile che parte dal centro. Chiaramente non vediamo i bracci perché la vediamo di taglio, e questo ci conferma come le galassie siano sottili in spessore ma siano molto estese in diametro. E se notate,
e notate sicuramente, non è l'unica galassia del campo, qua ce n'è un'altra, guardate, che si vede anche molto bella, si vede anche molto bene, ma poi ce ne sono tantissime altre, questa è un'altra galassia, qui c'è un'altra galassia, anche questa è un'altra galassia, vedete? E se io mi sposto nel campo qua, qui c'è un'altra galassietta piccola, questa è un'altra galassietta. Cioè, immaginatevi che quello che state vedendo qui, i puntini sono le nostre stelle, stelle della nostra galassia, ma quando io vi parlo di altre galassie, tipo questa è un'altra galassia, cioè sto parlando di isole, di stelle, come la nostra, più grandi della nostra, composte da centinaia di migliaia di miliardi di incredibiliardi di stelle, e sono solamente una piccolissima parte dell'universo. Quindi stiamo vedendo un campo veramente piccolo inquadrando questa nebulosa, questa galassia. Ecco, questa qui è fatta con il mio telescopio rifrattore da 500 mm di focale, quindi mezzo metro, ok? Quando useremo questo qua, noi la vedremo quattro volte più grande, quindi la vedremo così. Perché questo qui lavora invece a 2 metri di focale, quindi ingrandisce quattro volte. Non lo so, Marco, io non... Boh. Forse non ce la faccio a prenderla, che ti devo dire? Prova magari a ricondividere e vediamo se l'hai beccata. Sto cercando di mettere al più centro possibile il telescopio, capito? Sperando che l'inseguimento stia andando bene, perché l'ho dovuto rifare. Sono gli imprevisti delle live, tutto normale, ragazzi, tutto normale. Dopo l'incidente camera che è caduta. ci sta. Non demordiamo, comunque diverse cose le abbiamo fatte vedere, quindi io nel frattempo sto guardando nel mio archivio foto, se facciamo vedere qualcosa, ce n'ho una tonnellata di foto, però insomma voglio rimanere in tema e quindi non divagare su con altre cose. Ma Tommaso? Eccolo, è apparso adesso. Tommaso, trovato? Sto vedendo se ce l'ho nel campo, devo mettermi a fuoco, però dovrei esserci dopo aver dovuto rifare il puntamento purtroppo della volare, perché capita delle volte di beccare il cavalletto. Sì, decisamente. So anch'io cosa vuol dire. Si bestemmia praticamente. So anch'io che cosa significa, esatto. Allora, nel frattempo vi condivido l'ultima foto e poi con il Dobson 15 centimetri si vede. Quale ti riferisci, Alessandro? La 4565? Sì. Non dovresti avere problemi a vederla. Sembra un disco volante, vero? Sembra effettivamente un disco volante. Vi condivido un'immagine, così ci chiacchieriamo un po', di una galassia che vedremo poi dal vivo nelle varie live quest'autunno, che è la galassia di Andromeda. Ora, come vedete, io lavoro in bianco e nero perché il mio CCD, la mia camera, non è a colori, ma lavora in bianco e nero. Quindi, quando vedete foto a colori fatte al telescopio da me, è perché il colore l'ho fatto con qualcun altro che ha la camera a colori, perché io ho una camera monocromatica. Questa è la galassia di Andromeda, quindi quella che sta a 2 milioni e mezzo di anni luce da noi, quella che è la più facile fondamentalmente da vedere a occhio nudo. E qua vediamo già due cose. Le galassie qui non è una, ma sono tre, quindi sono la galassia principale, che è questa, più la M3, che si chiama M31. Poi abbiamo la M32 qui e la M110, che è questa galassia sferoidale, che sembra quasi una stella. La cosa bella di questa galassia qui, guardate la densità delle polveri, queste bande di polvere, queste sono tutte bande di polvere, e si vedono anche dai bracci opposti qui dietro, e la sensibilità del CCD è tale che, unita all'elaborazione digitale, permette di andare a scavare fino il centro, dove, se vedete, si vedono
delle incursioni di polvere anche vicino al nucleo della galassia, che tra l'altro Andromeda è una galassia, pare, con un doppio... E tra l'altro in questa immagine, ora non saprei indicarveli perché dovrei cercarli meglio, intanto si vede un ammasso aperto, ammasso di stelle, che è questo ammasso è un ammasso di stelle della galassia di Andromeda, non fa parte della nostra, quindi è là questo agglomerato di stelle, e diversi tra questi puntini qui sono tutte stelle di campo, ma alcuni di questi puntini andrebbero identificati con una cartina, sono gli ammassi globulari della galassia di Andromeda. Quindi, come noi vediamo il nostro M13, l'M3, gli altri globulari, come abbiamo visto anche stasera, ecco, questi sono in orbita, diciamo, gravitano intorno alla nostra galassia. Alcuni puntini di questa immagine sono globulari della galassia di Andromeda. Quindi stiamo veramente vedendo qualcosa di molto, molto antico e particolare. Questo è l'oggetto più lontano che potete vedere a occhio nudo. Quando voi guardate questa galassia, state guardando la galassia com'era e dov'era 2,5 milioni di anni fa. Ragazzi, per me è una gioia, si è coperto di nuovo. Devo dire la verità, anche da me si sta iniziando un po' ad annuvolare, però io dovrei essere riuscito ad avere condivido la... Tommaso. Ui, Pasqua. Condivido lo schermo tuo. Dammi solo un secondo ancora perché voglio cercare di metterla in modo Marco, tale. Ma veramente sembrano le nuvole di Fandozzi, cioè è pazzesco. Sì, ma non è un fronte nuvoloso, non c'è perturbazione. Sono probabilmente nuvole o di umidità o di gradiente termico, perché non hai. Ho guardato il satellite prima, non hai un fronte, a meno che il fronte che c'era sull'Appennino centrale, sul tipo toscano, cose del genere, non si sia spostato. Adesso ci riguardo. No, ma poi sa che si annuvola e si rasserena con una rapidità pazzesca. Dai Pasquale, condividi. No, tu non hai niente Pasquale lì, non c'è nulla. Ce le vedo le nuvolaglie che ci sono. C'è un fronte che adesso è sull'Elba, sulla Toscana, sull'Umbria, sulle Marche. Okay. Eccoci, Marco. Ed è un fronte che sta venendo giù, ma non... Sì, tu hai delle... Sono delle nuvolette che sono lì, ma non è un fronte di per... Ma è una gioia. Capita. Oh, M51. Guardate che bel cielo sbiancato, lattiginoso che ha il nostro Tommaso, tutto grazie alle luci che noi non orientiamo in maniera corretta. Marco, per curiosità. Vai. Cioè, hai ancora il sito Light Pollution aperto? Sì. Sì. Ecco, cerca la città di Marcianise. Marcia? Te la scrivo in chat. Marcianise, aspetta. Eccola qui. Ecco. Oh mio Dio! Ecco, falla vedere ai nostri amici spettatori che cosa... Sei sicuro che io... Sei sicuro di volerla far vedere? Sì, no, per fargli capire la mia eroica e titanica impresa, soprattutto. Hai ragione. Allora, 3, 2, 1, via. Chiaro? È giusto? Esatto. E se riesci a zoomare, ti faccio vedere proprio dove abito io. Così ti rendi proprio conto che praticamente è la zona più bianca delle zone, perché è praticamente sì. la storia della mia vita da astrofilo. Ecco, io ho iniziato con un Dobson e ho dovuto combattere con un inquinamento luminoso che continua a crescere. Cioè, rendetevi conto, la zona più rossa delle zone rosse è bianca praticamente. Eh sì.
Diciamo che più va verso il bianco, in questo caso, più la zona è inquinata. Ecco, io sono lì per farvi capire più o meno qual è la mia condizione di osservare. Allora, questo è il VIRS 2020, quindi è l'ultimo aggiornamento. Facciamo un paragone con il 2016. Nel 2016 la zona era questa, l'illuminazione era questa qua. Questi sono i singoli punti, ok? Guardate magari la sua zona, guardate questa, fissatevi su questa parte qui, dove c'è il pin. Io adesso passo al 2020 e vedrete il caricamento della mappa, se queste zone si sono estese oppure no. 1, 2, 3. Ecco qua, ci sono delle zone che sono diventate più rosse. Avete visto? Guardate, 2016. Guardate qua, questa zona, questa zona, questa zona sono arancioni. Se adesso vado al 2020, sono diventate rosse. Vuol dire che lì l'inquinamento luminoso è aumentato, cioè sono stati aggiunti punti luce che non guardano e illuminano dove devono illuminare, ma guardano verso l'alto e anche in orizzontale. Tra E quindi l'altro, il nostro Tommaso è fregato. io, in merito al discorso sulle leggi regionali, in Campania c'è una legge regionale, ma non viene rispettata in nessun modo. Spesso la stessa regione non è consapevole dell'esistenza di questa legge. Ok? Cioè, io passo per la mia città e all'una e mezzo di notte mi capita di vedere insegne di attività commerciali ancora illuminate, ma che senso ha avere delle luci accese nel bel mezzo della notte da parte, cioè, poi magari soprattutto i negozi di ottica, che poi è un paradosso, hanno queste luci a LED bianchissime che illuminano a giorno, che poi ovviamente riflettono sull'asfalto. L'asfalto è comunque una sostanza che deve in un certo modo essa stessa riflettere la luce, no? Perché è per la strada, è una questione di visibilità, quindi fanno un effetto di riverbero, di amplificazione della cosa, e la mia zona è praticamente poco usufruibile, forse è un eufemismo dire poco usufruibile. E come puoi vedere, io sono anche condannato perché per trovare una zona decente di cielo devo fare centinaia e centinaia di chilometri per potermi spostare in una Marco, zona prova a più zoomare un po', decente. fammi vedere la zona mia invece. Sì. Dove sei tu? Avella. Vediamo chi sta peggio. Bellino? No, ah, non c'è il paese. È Avellino, però è più lontano. Vabbè, se va su Avellino più o meno vediamo più o meno la zona, va sulla Fammi vedere, Torricella esatto, orientale. se azzummi su Avellino mi rendo conto. No, io sto, no. Nola lo leggi sulla cartina, Marco? Dovrebbe stare più verso Napoli, più verso sinistra. Mercogliano, Monteforte, ok, continua ad andare verso sinistra. Segui la strada principale, quella che sta in alto, ma vai sopra, Segui la è un strada. GPS. Vai sopra. Nola, eccolo, Nola. Nola è dove sta Mugnano del Cardinale. Qua, vedi? Sperone, Baia Navella, ecco, vedi? Stai messo bene anche tu. Hai visto dov'è? Sulla destra in alto. Risposto ancora? No, l'avevi trovato, Marco? Ah, Aspetta. Nola, quindi. Allora, no, vedi Nola? Zoom un po'. Sì. Sulla destra in alto c'è Avella, vedi, c'è scritto. Guarda. Vedo tante scritte io. Ok, spostati un po'. Allora, verso destra, cioè facci della mappa Avella, verso avella, avella, Avellino. avella, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Beh, se tu esci un po', tu hai delle buone Però possibilità vedi, qui, lui eh. rispetto a me E queste sta dove sta il meglio. verde sono le montagne, Marco. Io questi sono i monti Ah, Avella qua. Capito Appunto, qual è il là sul discorso? monte. Che anche se lui è giallo, in lontananza ha le montagne, quindi il suo Vabbè, orizzonte certo. paradossalmente è migliore Sì, del mio. certo, sicuramente, sicuramente. Allora adesso vi Cioè, faccio vedere io, così abbiamo fatto la plane. Allora, intanto io sto in un'isola felice, perché io sto in questa zona qui, proprio nel verde qua, io sto qua. Perché
Per cui ho Parma di fianco e Noceto che si sente. Ma vorrei farvi vedere una cosa, visto che ci siamo. Guardate Parma dal 2020 verso il 2016. Allora, questo era il 2016, guardate l'estensione del rosso, ok? Adesso guardate il 2020. Parma ha cambiato tutti i proiettori e li ha messi a norma. Non solo li ha messi a norma, li ha messi anche con la luce, la temperatura di colore giusta. Perché allora a questo punto, lasciatemi dire proprio l'ultima cosa, e poi non vi stanco più con questo discorso dell'inquinamento luminoso. Perché io vi ho detto, sì, bisogna cambiare faretti, bisogna... Ma come? Orientarli e qualunque faretto va bene? No. Non va bene qualunque faretto, bisogna mettere un faretto che abbia una temperatura di colore idonea. Allora, faretti con la luce troppo blu, quindi la parte destra, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Kelvin, sono dannosi per la salute, perché la luce blu inibisce la produzione dell'ormone del sonno e quindi... ha un impatto anche sulla salute umana. Si parla anche di incidenza di tumori. Se dovete mettere un faro LED a casa vostra, mettetelo sempre con una temperatura di colore calda, dai 4.000 Kelvin in giù. Quindi 4.000, 3.000 sarebbe il meglio, se non addirittura 2.000, 2.500, che sono color ambra. Illuminano, vi disturbano meno, fanno meno abbagliamento e soprattutto permettono di riposare in maniera corretta. Quindi chi deve sostituire lampade è bene che ricordi questa cosa. Temperatura di colore sotto i 4000 Kelvin, che come vedete è un bianco leggermente caldo il 4000. Tutti i produttori di faretti LED, lampadine, LED, qualunque cosa, dichiarano la temperatura di colore sulla confezione, per cui quando andate ad acquistare, acquistate consapevolmente 4000 o inferiore, quindi verso colori caldi e non verso i colori freddi. Giuro, non vi stanco più con il discorso di inquinamento luminoso. Quindi luce LED azzurra un disastro? Sì, assolutamente un disastro. Tra l'altro la luce azzurra è spettrale come illuminazione cittadina. Milano aveva cambiato tutti i proiettori in azzurro, ha ricevuto un sacco di segnalazioni, di lamentele proprio dell'abbagliamento, ma soprattutto questa luce fredda, spettrale come illuminazione pubblica. Quindi LED azzurro no. Comunque M51 intanto, inquinamento nell'inquinamento, cerca in tutti i modi di uscire fuori. Esatto, sta lottando. Si iniziano a vedere anche i dettagli delle polveri scure che tagliano le parti invece luminose delle stelle in prossimità del nucleo. Se, posso se ci si fa caso, magari cerco di zoomare un pochino per far vedere di più. Ecco, in queste zone qui magari. Esatto. Ci entriamo proprio dentro. Ah, comunque si vede bene. Sì. Tutto sommato, dai. Considerate che io sto riprendendo, tra l'altro, con una camera planetaria, quindi non siamo nemmeno... No, ma infatti, ragazzi, CCD. Tutto sommato le condizioni che hai tu, Tommaso, cioè, questa è una bella immagine, perché comunque si vede il dettaglio. Per cui sì, infatti molti dicono sempre, Daniele l'altra volta mi diede dell'eroe perché feci lo star hopping all'oculare e non al cercatore, quindi sì, te lo dico anch'io eroe, allora alla grande. No, anche adesso l'ho fatto al cercatore, perché in pratica vi dirò, io sono in questo momento come Pasquale, ho il mio orizzonte praticamente circondato dalle nuvole. E l'unica zona di cielo paradossalmente libera, a differenza di Pasquale, è proprio l'Ursa, cioè è un buco in una coltre di nubi che però nel mio caso sono dense a differenza di Pasquale. Certo. Cioè non so se riesco Pasquale a farlo. Pasquale hai il sud libero o no, è vero? Si è coperto tutto, Marco, completamente. Tutto coperto.
proprio pazzesco, non lo so. Niente, però mi sa che la 104 la rimandiamo a una futura. Sì, ragazzi, no, è che voi, no, quale c'entro? Ragazzi, più che altro c'è la congiunzione Luna-Saturno alle 4 e mezzo di mattina. Ci potremmo provare. Il problema sì, è se il meteo, se il meteo è buono. Pasquale, chiamami che io ci sono sicuramente, ci sono al 100%. No, vabbè, ragazzi, comunque abbiamo fatto vedere tanti alle 4 e mezza. Anche... Alle 4 e mezza, sì. Se il tempo è buono, io metto la sveglia. Se il tempo non è buono, dormo. Fai partire pure la live, vai tranquillo. No. No, ragazzi, io penso che sotto i cieli in cui stiamo, io non dico che abbiamo fatto un mezzo miracolo, ma quasi, insomma, per far vedere questi oggetti. Perché alla fine qualsiasi volevamo puntare, l'abbiamo puntato. Nelle ultime due galassie, però purtroppo... Le nuvole, la Sombrero e l'altra NGC 4565, purtroppo, cioè, le nuvole, non riusciamo neanche a capire se stavano nella posizione giusta, perché poi sono oggetti deboli, quindi... avremo altre occasioni. Quindi comunque Tommaso, anche lui ha fatto i miracoli per dove sta, quindi... Quindi bene così, è stata una bella serata e sono contento. Vi promettiamo domani. Che quando andiamo a trovare Daniele vi faremo vedere tutt'altra roba quando andremo ad Atacama da Daniele, vero Pasquale? Ma sicuramente, ma Daniele beh, ma tanto la vedranno anche loro perché ragazzi, verranno domani... anche loro, quindi esatto. Ma intanto lo vedremo domani alle 8 di mattina. Domani, domenica prossima, scusate. Esatto. Ecco qua. Infatti... Centro Galattico in diretta alle 8 di mattina, quindi mi raccomando ragazzi, partecipate perché veramente sarà una live stratosferica, quindi tanta tanta roba. È caduto Tommaso. Eh sì. Va bene, il frattempo che torna, che magari saluta, vi ricordo rapidamente gli appuntamenti, vi lascio la sezione eventi in modo che ve la possiate vedere. Domani, come abbiamo detto, c'è Umberto con professione astrofisico, con la professoressa Patrizia Caraveo, quindi mi raccomando, partecipate. Tornato Tommaso. Tommaso, ecco di qua. Sì, ha fatto tutto da solo. Stavo ricordando un attimo gli eventi rapidamente. Quindi domani abbiamo detto Umberto alle 21, venerdì Marco con cose spaziali, capire la meccanica quantistica. Marco, stupiscici, mi raccomando. Seguite tutti, vi lascio anche il link di Marco, a questo punto ve li lascio tutti quanti e quindi non c'è problema, ecco qua, questo è il link di Marco, dove sto? Perso il segno, eccolo qua. E, ok, poi abbiamo detto la live di con Daniele da Atacama, vi ho messo il link domenica alle 8 di mattina, poi oggi è uscito un altro evento, me l'ero dimenticato di... avevo dimenticato di dirlo, lunedì 12 aprile partenze a razzo, ciò che c'è da sapere prima di diventare un astronauta, tornerà a trovarci Luca Perri, quindi mi raccomando lunedì prossimo alle 21. E poi dulcis in fundo vi voglio ricordare il workshop di Stefano Maraggi sull'astrofotografia da smartphone di domenica 18 aprile, chi vuole ecco trova tutte le informazioni nell'evento, ve lo lascio nuovamente nei commenti. Quindi detto questo, io ringrazio Tommaso per i miracoli che ha compiuto stasera, nonostante ecco il cielo veramente triste. Lo definirei grazie così, a te Pasquale, è sempre Marco. Un piacere e prometto pure che tornerò con i giovedì dell'astrobiologia, stiamo lavorando esatto. portare tanta roba. Ci sono un paio di progettini che stiamo portando avanti con Tommaso relativi, cioè lui sta portando avanti, io lo sostengo moralmente. E Marco, grazie come sempre ecco, per la disponibilità, prima o poi osserveremo anche dal tuo osservatorio. Mi deve arrivare l'aggiuntivo, la lente spianatrice. Ecco, e quindi chiudiamo con questa... coppia di galassie bellissima, quindi nuovamente grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a chi ha condiviso, ha lasciato un mi piace, ha donato stelle, grazie ai compagni di avventura Marco e Tommaso per l'apparizione di Umberto, grazie a voi tutti, grazie a te Pasquale, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Sì, buonanotte. Infatti grazie a tutti, buonanotte a tutti e cieli sereni sempre, cieli buonanotte sereni. Ciao.